Ora si registrerà la conferenza. Buonasera, iniziamo questa seduta di Consiglio Comunale. Oggi è il 18 maggio 2021. La parola al dottor Coscarelli per procedere con l'appello. Grazie. Grazie Presidente. Carina Roberta. Pozzoli Presente. Emanuele. Presente. Corbetta Alessandro. Tardi, quindi al momento è assente. Romano Flaviana. Assente giustificato. Riva Paola. Presente. Bruscagin Davide. 90. Bruscagin Davide. Presente. Duca Giovanni. Presente. Cacciatore Alessandro. Presente. Solotta Massimiliano. Presente. Merazzi Gianluca. Presente. Gatti Vittorio. Presente. Cazzaniga Sergio Gianni. Non c'è Sergio. Al momento non c'è. Adesso lo sento. Ettavanzi Maria Giovanna. Presente. Villa Fabrizio. Presente. Cattaneo Andrea. Presente. Addaloni Stefano. Presente. Alfieri Piero Angelo. Presente. Quindi Cazzaniga Sergio Gianni al momento non c'è. Ok, quindi abbiamo tre assenti. Siamo 14 presenti e 3 assenti. I assessori Gallenda Ermo. Presente. Casiraghi Luciana. Presente. Fusco Barbara. Presente. Riva Alcide. Presente. E Viviani Luca. Sono in quattro. Presidente. Grazie. Le chiedo scusa, Presidente, ho sentito Cazzaniga, ha detto che sta facendo fatica a collegarsi, comunque sta arrivando. Va bene, grazie. Poi quando entrerà lo segneremo presente, grazie. Allora iniziamo la seduta. Allora ricordo a tutti di tenere per cortesia tutti i microfoni spenti e di accenderli solo quando dovete intervenire, anche perché altrimenti si creano disturbi e interferenze, quindi attenzione a mantenere tutti i microfoni spenti, grazie. E come ci siamo detti in conferenza capigruppo e come abbiamo fatto anche le volte precedenti, per intervenire scrivete un messaggio nella chat e do io la parola. Chiedo a tutti di non parlare direttamente, cioè per evitare di sovrapporsi con le voci, ogni volta che dovete intervenire per cortesia chiedete la parola, perché altrimenti quando si creano questi dialoghi diretti uno sopra l'altro poi non si capisce nel momento della registrazione, in particolar modo poi in questa modalità online in cui la voce arriva ritardata rispetto all'immagine o viceversa, insomma diventa tutto più complicato. Quindi per cortesia non intervenite direttamente, ma chiedete sempre prima la parola, grazie. E per gli interventi, come abbiamo detto, appunto un intervento per ogni consigliere e una breve replica per ogni argomento. Il primo punto all'ordine del giorno vede le comunicazioni del sindaco e lascio la parola al sindaco Pozzoli. Prego. Buonasera.
Finalmente posso darvi un po' di dati incoraggianti perché dal 27 di aprile ad oggi i dati sono in costante miglioramento, nel senso che siamo passati da 129 positivi a 26 alla data di oggi, con 3 minori, una persona in RSA, che è un lungo degente, nel senso che è sempre la stessa ed è sempre asintomatico. È il dato migliore da ormai tantissimo tempo, mi viene a dire. Non toccavamo i 26 da più o meno ottobre dell'anno scorso, il 17 di ottobre dell'anno scorso. Quindi è assolutamente un dato positivo. Il numero di decessi rimane sempre a 66. Per quanto riguarda le vaccinazioni, invece, nella nostra città hanno ricevuto la prima dose 5.597 besanesi e la seconda dose, quindi di questi, la seconda dose l'hanno ricevuta 2.557 persone. Questo significa che su una popolazione target di 13.604 persone, quindi i nostri residenti meno le persone con un'età inferiore di 16 anni, abbiamo coperto, è stata coperta dalla prima dose almeno il 41% della popolazione target. Invece sui 15.610 residenti risultanti all'11 maggio del 2021, quindi l'ultimo dato più recente, siamo al 36% di copertura almeno con la prima dose. I dati sono evidentemente intrecciati perché la diffusione del vaccino sta comportando dei numeri così importanti e positivi come davvero da tanto tempo non ce n'erano. Per quanto riguarda invece l'hub allestito al palazzetto, abbiamo toccato domenica quasi 1.500 vaccinazioni con il sistema a pieno regime, con la presenza di 10 medici, quindi 10 linee attive. Il sistema ha retto veramente bene perché non si sono mai verificati assembramenti, code, attese e intoppi. La mattina, la prima ora, ormai abbiamo capito che è fisiologico avere un po' di rallentamento, ma perché è la macchina appena accesa, è normale che vada con questo ritmo, però il risultato è davvero straordinario. Se consideriamo poi che Besana non solo sta ospitando un hub organizzato dalla SST, ma sta anche contribuendo in modo fattivo e importante al buon funzionamento dello stesso, perché noi contiamo addirittura 6 medici in pensione volontari che vanno a prestare la loro opera appunto volontariamente all'interno della struttura, più qualche infermiere che è impegnato soprattutto in questo periodo più che all'hub nelle vaccinazioni domiciliari, perché sono forse in questo momento la fase più delicata, oltre al fatto che affiancando la protezione civile siamo tra i pochi che hanno allestito anche un sistema di volontariato civico per facilitare le operazioni di vaccinazione, quantomeno la parte esterna, ecco, quella di nostra competenza. Sta funzionando fortunatamente davvero tutto bene e l'organizzazione sta filando liscia e le persone che hanno avuto modo di recarsi al centro vaccinale possono dimostrarlo, soprattutto per la rapidità dell'operazione e anche la disponibilità e la cortesia dei tanti che si prodigano ogni giorno perché le cose vadano bene. Tra l'altro, da questa settimana il gruppo Alpini di Monza ha iniziato anche addirittura passare ciclicamente a sanificare tutta la parte esterna del camminamento che porta all'ingresso del lab. Hanno anche acquistato dei macchinari appositi, quindi dobbiamo ringraziare davvero anche loro perché hanno anche investito dei soldi per venire a fare un servizio a Besana, praticamente solo a Besana. Quindi è davvero il concorso di una comunità, il nostro, che sta dando questi risultati, questi frutti. Abbiamo solamente 26 persone positive. Nel giro di 22 giorni sono 123 in meno. Davvero una boccata di ossigeno che speriamo accompagni anche le riaperture e il ritorno progressivo alla normalità o a una nuova normalità che però ci consenta di vivere con più tranquillità. Grazie. Grazie signor Sindaco. Passiamo a, allora, dottor Coscarelli, la volevo informare che è entrato il consigliere Cazzaniga. Grazie. Che adesso è presente, grazie. Buonasera consigliere Cazzaniga. Allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno,
che vede l'approvazione dei verbali delle sedute consiliari dell'11 e del 30 novembre 2020, del 23 dicembre 2020, del 17 febbraio 2021, del 29 marzo 2021. Allora, niente, praticamente abbiamo recepito le piccole correzioni che erano state segnalate dal consigliere Alfieri e anche da altri consiglieri, e quindi dovrebbe essere tutto a posto. Voi le avete ricevute, se non ci sono problemi o comunicazioni in merito, andiamo alla votazione. Ok, quindi dottor Coscarelli, prego. Carena Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Luca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. 15 favorevoli, presidente. Grazie all'unanimità. Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Allora, bilancio esercizio finanziario 2021-2023, variazione annualità 2021, aspetti, ho sbagliato, no, scusate, sono andata al quarto invece che al terzo, scusatemi, mi sembrava strano. Allora, approvazione, modifica numero 1 dell'elenco annuale dei lavori anno 2021 del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e contestuale modificazione del DUP, approvati con delibera del Consiglio Comunale numero 14 del 29 marzo 2021. La parola all'assessore Casiraghi. Prego, assessore. Buonasera, assessore Casiraghi. Alla luce delle nuove risorse e necessità emerse, è volontà della Giunta di inserire o modificare il piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2021-2023. Primo intervento inserito. Manutenzione straordinaria vie diverse del territorio comunale per un importo complessivo di 199.000 euro. Abbiamo rilevato la necessità di intervenire per sanare criticità di alcune vie finalizzate al miglioramento della qualità a livello di sicurezza dei cittadini. La collaborazione con gli uffici ha portato alla suddivisione degli interventi stradali necessari tra opere di ordinaria manutenzione volte a risolvere le criticità in termini di piccoli rappezzi e chiusure buche e opere di straordinaria manutenzione o riqualificazione manti stradali aventi la necessità di un approfondimento progettuale dettagliato. Questo intervento di straordinaria manutenzione lo troviamo nella variazione di bilancio delle maggiori spese, capitolo 3167 e 3168, finanziato con diritti di superficie per 199.000 euro. Secondo intervento inserito. Adeguamento plessi scolastici Aldo Moro, Dognocchi, Pezzani. Opere di adeguamento impiantistico mense, adeguamento strutturale e opere annesse, per un importo complessivo di 219.000 euro. Al fine di dare attuazione all'offerta tecnica presentata dalla società Sercar nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica, occorre porre in atto interventi di adeguamento sia di natura impiantistica che edile, per la risoluzione di problematiche di infiltrazione, oltre alla progettualità, rilievi, accertamenti e indagini per la sicurezza.
rilevato che Regione Lombardia, con il bando avente per oggetto interventi a sostegno del tessuto economico lombardo, per interventi tra l'altro di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza agli edifici scolastici, ha assegnato risorse ai comuni secondo la classe di popolazione, e al comune di Besana in Brianza sono stati assegnati 140.000 euro con l'obbligo di affidare i lavori per la realizzazione delle opere entro il 10 settembre 2021. La rimanenza a saldo dell'opera, come evidenziato nella relazione di bilancio capitolo 25-25 e 25-26, è finanziata con oneri di urbanizzazione. Terzo intervento inserito. Riqualificazione edilizia e funzionale di via Carducci, piazza San Francesco e degli spiazzi circostanti nella frazione di Valle Guidino, per un importo complessivo di 270.000 euro. Si intende dar corso ad un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani, tramite processi a tutela della sostenibilità ambientale, permettendo alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi pubblici. Nello specifico, l'intervento prevede un'azione sistematica di messa in sicurezza e di riequilibrio multifunzionale della viabilità urbana, favorendo la mobilità dolce, principalmente pedonale, per la quale occorre incrementare sicurezza, individuando un insieme di percorsi protetti, separandoli dall'attualità promiscuità con la circolazione stradale. La riorganizzazione e la realizzazione di nuovi posti auto per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli spazi di interesse collettivo, con inserimento di sedute ed elementi di arredo urbano. Il Ministero dell'Interno, in applicazione della legge 27 dicembre 2019, ha previsto l'assegnazione ai comuni per interventi destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, un contributo di 180.000 euro per l'anno 2021. La rimanenza a saldo dell'opera, come evidenziato nella relazione di bilancio capitolo 3169-3170, è finanziata con avanzo di amministrazione per investimenti. Aggiornamento dell'importo intervento messa in sicurezza edifici scolastici antisfondellamento da 115.000 euro a 200.000 euro, capitolo 25-27, finanziato con avanzo di amministrazione per investimenti. Le relazioni delle indagini di diagnostiche sui solai e controsoffitti degli edifici comunali adibito ad uso scolastico hanno evidenziato la necessità di dover intervenire con carattere di urgenza presso i plessi scolastici Aldo Moro, Renzo Pezzani, Dognocchi e Scuola Civica, in porzioni di solaio interessato dal fenomeno dello sfondellamento. Dovrei aver finito la spiegazione dei punti di riferimento alle opere pubbliche. Vero è che a monte di queste mie poche parole c'è un impegno importante da parte degli uffici, specialmente nella figura dell'architetto Miraghi e del nostro sindaco Pozzoli, costantemente presente, per la partecipazione ai bandi, individuazione delle opere e in funzione dei contributi ottenuti e la loro esigibilità. Grazie, buonasera. Grazie, Assessore Casiraghi. Se qualcuno vuole intervenire, altrimenti passiamo alla votazione e poi passiamo al successivo punto. Allora, nessuno chiede la... Consigliere Tettamanzi, prego, a lei la parola. Consigliere Tettamanzi, Partito Democratico. Volevo solo chiedere un chiarimento rispetto all'intervento su Valle Guidino, perché ha usato un linguaggio forse troppo tecnico, non capisco che cosa, non ho capito bene cosa intendete fare, se esiste già un progetto, presumo di sì, e che cosa prevede esattamente questo progetto. Vorrei capire come sono state individuate le priorità, perché in nessun documento nel DUP non era presente l'intervento di Valle Guidino, era stato genericamente detto che si sarebbero
diciamo, ricercate delle soluzioni per tutti i centri storici di Pesana Brianza. Volevo capire che tipo, cioè in base a che cosa è stata scelta Valle Pidino, e volevo anche evidenziare che uno degli interventi diciamo ritenuti prioritari da chi abita Valle Pidino è la messa in sicurezza della salita da Valle Guidino verso via Santa Caterina, quindi la realizzazione di un marciapiede o di una pista pedonale. Quindi direi che mi ripeto sul discorso di Valle Guidino, così vediamo di capire per bene cosa andiamo a fare. Quindi, riqualificazione delle edilizie funzionali di via Carducci, Piazza San Francesco, degli spazi circostanti della frazione di Valle Guidino. Quindi si intende dar corso ad un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani tramite processi a tutela della sostenibilità ambientale, permettendo alla comunità di riappropriarsi e rivivere nuovamente gli spazi pubblici. Nello specifico, l'intervento prevede un'azione sistematica di messa in sicurezza di riequilibrio multifunzionale della viabilità urbana, favorendo la mobilità dolce, principalmente pedonale, per la quale occorre incrementare sicurezza individuando un insieme di percorsi protetti, separandoli dall'attuale promiscuità con la circolazione stradale. In più, una riorganizzazione di nuovi posti auto per favorire l'accessibilità e la fruibilità agli spazi di interesse collettivo con inserimento di sedute ed elementi di arredo urbano. Quindi l'interesse dell'opera è dalla piazzetta davanti alla chiesa sconsacrata per tutta la lunghezza della via Carducci per arrivare alla piazza San Francesco con una sua riqualificazione. Questo è l'intervento primario. È chiaro che su Valle Guidino abbiamo una visione più ampia, di ampio spettro, se si riesce, però siccome con questi bandi siamo vincolati all'assegnazione dei lavori entro settembre, quindi non è che possiamo fare la luna in questi mesi. Come ripeto, l'ufficio è già anche molto tirato, si partecipano ai bandi, e tutto quello che arriva appunto si cerca di partecipare, e quando si ottiene bisogna essere pronti a fare il progetto, se non è già anche pronto e mandare avanti, quindi dare esecutività. Ecco, quindi questo perché Valle Guidino? Perché abbiamo fatto via le Rimembranze a Vergo, Villa Ravere una piazza c'è già, Besana lo stesso. Avevamo nel programma di dover sistemare i centri storici, ecco che questo bando è arrivato ad hoc e avendolo ottenuto abbiamo pensato a Valle Guidino. Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Consigliere Villa, prego. Sì, buonasera. Volevo chiedere all'assessore Casiraghi se è possibile visionare un progetto riguardo all'intervento di Valle Guidino, se c'è, e appunto se era possibile, visto che dobbiamo andare a votarlo questa sera, se era possibile visionarlo. Sì, penso che per quanto riguarda appunto questa prima fase, un progetto noi ce l'abbiamo, non so se posso dire che sia una cosa che possiamo già dire, che cioè voglio dire, perché i lavori poi bisogna iniziarli con settembre, quindi no. Un'idea c'è già su in ufficio. Grazie Assessore. La parola al Sindaco Pozzoli. Prego Sindaco. Sì, la Luciana ha ringraziato tutti, ma giustamente, come si fa di solito, bisogna ringraziare lei per prima, perché se c'è qualcuno che vince sulla presenza, sicuramente la Luciana che riesce a essere qua, nonostante i tanti impegni
tutti i giorni a seguire l'enorme mole di lavoro che il suo ufficio sta portando avanti. E anch'io mi unisco ai ringraziamenti all'architetto Biraghi, perché è davvero insieme alla Luciana il motore di tanti cambiamenti. Io volevo dire una cosa prima della votazione, se poi non so se ci saranno altri interventi, però lo dico lo stesso. Per quanto riguarda la scelta di Valle Guidino, ha ragione Luciana, nel senso che se noi facciamo una considerazione dei nostri centri, quelli che hanno subito un intervento più recentemente sono Villa Raverio, Besana, Calò. Se vogliamo, hanno comunque avuto un intervento negli ultimi anni. Rimanevano escluse Vergo Zoccolino, Valle Guidino e Montesiro. Su Vergo Zoccolino siamo intervenuti l'anno scorso, su Valle Guidino interveniamo quest'anno, coerentemente col nostro programma di andare a riqualificare i centri storici, dando loro una chiara connotazione, una identità e anche portando un po' di bellezza. Rimane Montesiro, che è stata preferita Valle a Montesiro anche per questioni economiche, nel senso che su Montesiro occorre davvero un impegno economico rilevante per quello che abbiamo in mente, mentre con Valle Guidino possiamo dividere il progetto in lotti. E ha ragione il consigliere Tettamanzi, è fondamentale il collegamento di via Santo Sudario, è altrettanto vero però che quel collegamento è comunque legato ad un piano attuativo che è presente da tanti anni nel PGT e che deve necessariamente andare di pari passo, anche perché la proprietà dello spazio che ci consentirebbe di allargare la strada per consentire un passaggio pedonale non è comunale ed è legato a quell'intervento. Quindi sì, la cosa positiva è che però stiamo intervenendo considerando anche quell'intervento lì, quindi dividendo per lotti l'intervento di riqualificazione da Valle Guidino, iniziando ovviamente dal centro, soprattutto rendendo finalmente accessibile in modo pedonale la chiesa per chi arriva sia da Valle Vecchia che da Valle Nuova attraversando il Viale Kennedy e andando a portare un po' di bellezza, perché il centro di Valle è veramente molto bello, anche nella vecchia piazza San Francesco dove abbiamo la chiesa sconsacrata, ci sono le potenzialità davvero di realizzare un intervento pregevole. Negli anni però ha subito un po' il processo di periferizzazione, lo chiamerei così, che ha subito tutta Besana. Bisogna intervenire per riportare un po' di bellezza e decoro e rimettere ordine definendo quali sono i centri dei nostri paesi. C'è un'altra opera però altrettanto importante, anzi secondo me è importante tanto quanto la rotonda, che è la definizione della mensa alla Dognocchi, soprattutto perché era veramente incomprensibile come non avessimo, come i nostri bambini che frequentano la Dognocchi non avessero una mensa. Finalmente dopo 30 anni avranno la mensa, dal settembre dell'anno prossimo finalmente potranno i bambini non uscire, andare a occupare la mensa delle medie con tutti i problemi che tutti conosciamo di sovraffollamento, potranno stare lì. Anche con il Covid, anche con le norme attualmente in vigore sul Covid, potranno mangiare lì senza utilizzare un altro spazio. Questa è una conquista davvero importante per la nostra città, è un progetto davvero, davvero rilevante. Occorreva, dopo le valutazioni fatte con l'azienda, l'ufficio e la scuola, trovare ulteriori lavori per consentire di adeguare anche la Dognocchi agli standard che abbiamo raggiunto nel servizio mensa. Penso ad esempio a non fornire i pasti nel monoporzione ma nella ceramica, quindi occorreva un ulteriore localino a servizio del refettorio, è stato individuato, servirà un ulteriore intervento per sistemare anche quello, però andiamo incontro davvero ad una sistemazione definitiva che fa solo bene alle nostre scuole ed era ora, perché alleggerisce anche il carico sulle medie. Tutti sappiamo la fatica che c'è ogni volta che i bambini dell'elementare si spostano alle medie, le medie devono andare nella palestra Monti per rimanere nel rispetto del CP. Tutto questo finalmente inizierà ad avere un alleggerimento, non dico una soluzione, perché comunque dobbiamo ancora intervenire sulle scuole e soprattutto sull'edificio dell'Aldo Moro, e lo stiamo facendo. Ad esempio con l'antisfondellamento lo dovremo fare necessariamente almeno per una prima parte entro la fine dell'anno. Questo è il terzo intervento importante, cioè
l'antisfondellamento, perché andiamo a mettere in sicurezza le scuole con un intervento economico generoso, un contributo davvero importante, perché stiamo parlando di 200.000 euro per questa prima parte. Sono interventi che poi probabilmente non si i genitori non vedranno, perché sostanzialmente sono tutti nel soffitto, però vuol dire mettere in sicurezza la struttura. Dovremmo fare, secondo me, una riflessione sulle strutture scolastiche, perché ce ne sono alcune di nuove e di belle, penso, e di sistemate. Penso alla Dognocchi, alla Corti, alla Pezzani. Forse l'Aldo Moro ha bisogno ancora davvero di ulteriori interventi di adeguamento. E comunque iniziamo a intervenire per mettere quantomeno in sicurezza. E infine ci sono le manutenzioni straordinarie, cioè le asfaltature, che però dobbiamo considerare come lavoro ordinario. Per quanto mi riguarda, il comune ha il dovere di asfaltare, dobbiamo iniziare a farlo anche con una certa programmazione, e ci sta ragionando l'assessore Casiraghi. Intanto però abbiamo sistemato alcune strade che ho scoperto non essere nemmeno strade, nel senso che c'è solo il fondo. Stiamo facendo i conti per vedere di riuscire a fare almeno le più urgenti e poi per iniziare a programmare a partire dall'anno prossimo. Però direi che con orgoglio questa maggioranza sta portando avanti il suo programma. Ci troveremo probabilmente dopo 2 anni e mezzo di amministrazione ad essere intervenuti probabilmente su più di 2 centri storici, andando a riqualificarli, andando a riportare, tra l'altro, finalmente con lo stesso carattere, cioè chi percorrerà i centri di Besana si accorgerà di essere nei centri, anche perché, pur mantenendo le peculiarità di ogni paese, vedrà un carattere unico, una presenza omogenea di un'amministrazione comunale che inizia anche a stare attenta alla bellezza, al decoro, e a non fare dei maquillage di materiali, come ad esempio è successo a Besana, dove convivono più materiali e più arredi urbani diversi nello stesso posto. Dobbiamo portare ordine anche da questo punto di vista. Besana è bella paesaggisticamente, anche architetturalmente è bella, manca la parte di decoro urbano. Finalmente abbiamo iniziato per portare un po' di bellezza e di vivibilità e di accessibilità pedonale, iniziare a ragionare anche slegati dall'utilizzo delle macchine per quanto possibile. Quindi questo è gran parte merito dell'assessore Casiraghi. Quindi grazie Luciana, perché hai ringraziato tutti tranne te, però te lo meriti davvero tanto. Grazie Sindaco. Volevo dire al dottor Coscarelli che adesso è presente anche l'assessore Viviani. La parola al consigliere. Scusi, Presidente, sì. Non riesco a scrivere sulla chat, non so come mai. Sì, non riesco a scrivermi. Va bene, adesso lascio la parola al consigliere Tettamanzi che ha scritto, poi do la parola a lei. Prego, consigliere Tettamanzi. Io cambio argomento però, perché volevo chiedere all'assessore ai lavori pubblici, visto che non trovo la variazione di bilancio, se non abbiamo ancora l'esito del bando per il centro sportivo. Assessore Casiraghi. No. La risposta per il centro sportivo, il ministero scritto, cioè il ministero, il sport e periferie era il bando, dovrebbero dare risposta entro fine maggio. Quindi purtroppo le cose diventano molto lunghe, però siamo in attesa. Grazie. La parola al consigliere Cazzaniga. Prego, consigliere. Sì, era solo per fare un appunto di passaggio sul fatto che, ad esempio, riguardo all'antisfondellamento, per esempio soltanto sull'Aldo Moro sono stati già fatti notevolissimi interventi che hanno messo in sicurezza praticamente la gran parte delle classi. È chiaro che si prosegue un'operazione già importante. Teniamo in conto che gli investimenti negli ultimi 5 anni sulle scuole, sia la scuola elementare di Besana, sia la scuola elementare di Villaverio, sia sull'Aldo Moro, hanno avuto degli interventi importantissimi di notevole entità. Quindi proseguire assolutamente è una cosa giusta, ma sull'antisfondellamento lì ci avremmo già messo intorno ai 300.000 euro, per dire che si deve proseguire.
si deve migliorare, ma è un cammino, come dire, che è sempre rimasto aperto a Besana, con la giusta attenzione che sempre si deve avere a Besana nei confronti delle scuole dell'obbligo, verso cui c'è sempre stata una grossa attenzione da parte di tutti. Grazie consigliere Cazzaniga. Scusa, non ho scritto, stavo cercando. Volevo rispondere al consigliere Cazzaniga. Comunque in questi 200.000 euro che abbiamo messo a disposizione per lo sfondellamento, ancora l'Aldo Moro è una delle priorità. Quindi sì, già sicuramente avrete speso, però la parte importante ce l'ha in questi 200.000 euro, ce l'ha proprio l'Aldo Moro. Proprio ancora per il controsoffitto, antisfodellamento, aree del refettorio, trattamento del passaggio, cioè la parte principale della spesa è questa, oltre al discorso della progettualità, dei costi, dei vari interventi che bisogna rilievi, accertamenti, indagini, però la parte più importante dei lavori è l'Aldo Moro. E ovviamente, essendo la più vecchia, è quella che ha più bisogno. Grazie. Allora possiamo passare alla votazione. Dottor Coscarelli, prego. Grazie. Carina Roberta. Favorevole. Mi sono capito. Consigliere Corbetta è presente, però c'è un ritorno di voce, io mi spengo il microfono. Adesso ho sentito, ok. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Riva Patrizia. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Luca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Astenuto. Settamanzi Maria Giovanna. Astenuta. Villa Fabrizio. Astenuto. Cattaneo Andrea. Astenuto. Addaloni Stefano. Anch'io mi astengo. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Vi abbiamo 10 voti favorevoli e 6 astenuti. I 6 astenuti sono Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano e Alfieri Piero Angelo. Grazie. Passiamo all'immediata eseguibilità. Carina Roberta. Favorevole. 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 4 favorevoli. Pozzoli Emanuele. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Luca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Lista. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Astenuto. Settamanzi Maria Giovanna.
Sentito? Mal, signore Giovanni. Astenuto? No. Mi sente? Astenuto. Adesso sì, grazie. Villa Fabrizio. Okay. Astenuto. Cattani Andrea. Astenuto. Maddaloni Stefano. Astenuto. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Abbiamo 10 favorevoli e 6 astenuti. 6 astenuti sono Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattani Andrea, Maddaloni Stefano e Alfieri Piero Angelo. Lei, Presidente. Grazie. Adesso passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Bilancio dell'esercizio finanziario 2021-2023, variazione annualità 2021. Applicazione avanzo di amministrazione accantonato, applicazione quota parte, avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, applicazione quota parte, avanzo libero, rilevazione maggiori entrate e maggiori spese, provvedimento numero 1. La parola all'assessore al bilancio Alcide Riva, prego. Buonasera. Allora, tratterò nella relazione solamente dell'applicazione avanzo di amministrazione accantonato, in quanto per la restante parte è legata all'intervento già fatto al punto 3 dall'assessore Casiraghi. Poi se avete delle ulteriori domande sulla parte di investimento, vi risponderà poi l'assessore Casiraghi. Io invece volevo concentrarmi sulla parte a pagina 2 dell'applicazione avanzo di amministrazione accantonato, che come dice nella relazione Ragioni Ronzoni era stato accantonato a seguito della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lombardia per il caso Piscina. Quindi sostanzialmente il Comune aveva accantonato 59.100 euro per le spese legali che il Comune avrebbe dovuto pagare nei confronti delle persone che erano state chiamate in giudizio. In realtà la sentenza era stata appellata dalla Procura regionale che aveva mandato il tutto alla Corte d'Appello di Roma. La Corte d'Appello si è espressa il 12 aprile 2021 e ha riconosciuto per alcune persone non la colpa grave, quindi non c'è ha rigettato l'istanza di colpa grave e quindi queste persone non dovranno risarcire il comune, ma sarà il comune che dovrà pagare loro gli avvocati, mentre alcune persone, infatti specie la Giunta Cazzaniga 2004-2009, dovranno pagare al comune un totale di 43.270 euro. E infatti noi, come c'è scritto nella relazione da Ragioni Ronzoni, ha scritto che dei 59.100 euro, lui scrive che le spese da riconoscere convenuti assolti sia in primo grado che in appello sommano 55.800 euro, mentre ha creato un capitolo in entrata di 43.270 euro che riguarda le spese quello che ci verrà rimborsato da parte delle persone che sono state condannate al quale è stata riconosciuta la colpa grave. E quindi il fatto che devono comunque pagare il comune. Ecco, come è nata brevemente, come è nata questa vicenda? La vicenda sulla piscina, per i cittadini che non lo sapessero, dico due parole velocemente. Allora, ricordo che il comune era stato condannato già diverse volte dal TAR. Negli anni 2000 l'amministrazione Mauri aveva deciso di fare una piscina a Besana. Era arrivato fino al progetto di project financing, ma non si era dato, non era partito il project financing. Poi nel 2004 ci sono state le elezioni, aveva vinto il candidato sindaco Sergio Gianni Cazzaniga, il quale aveva deciso di non continuare. Allora, la domanda che ci si pone è: poteva farlo? Sì, poteva scegliere di non continuare. Però il motivo allora è: come mai è stato condannato il comune? Perché in prima fattispecie il TAR ha condannato l'amministrazione comunale. È come quando c'è un incidente stradale, la macchina va a sbattere, la macchina che è andata a sbattere contro qualcuno era la macchina del comune. Ok, quindi il TAR ha condannato più volte l'amministrazione comunale, il comune si è difeso fino al Consiglio di Stato, tutte le volte il comune ha perso, non ha mai vinto una volta, ha sempre perso. Il
TAR ha detto più volte all'amministrazione: guarda che gli atti che stai facendo sono sbagliati, non devi annullare ma devi revocare gli atti, e quindi in realtà in questo modo il comune ha dovuto pagare 384.000 euro, quindi la macchina comunale è andata in questa visione è andata a sbattere e ha dovuto pagare 384.000 euro. L'amministrazione Gatti, che si è trovata a pagare questa cifra, ha dovuto aumentare l'IRPEF. Ok, in quell'anno è stata aumentata l'IRPEF per un debito fuori bilancio. Il ragionier Ronzoni per il debito fuori bilancio ha mandato gli atti alla Corte dei Conti. Negli anni la Corte dei Conti ha fatto le sue analisi e le sue indagini per decidere chi è che guidava questa macchina, perché la macchina ha fatto il botto e 384.000 euro il comune li ha pagati. Chi guidava la macchina? Chi ha prodotto quegli atti che hanno portato la sentenza del TAR? Dice la colpa grave è il limite della malafede da parte dell'amministrazione comunale. Ecco, la sentenza che è arrivata il 12 aprile dice quegli atti sbagliati sono stati fatti dalla giunta Cazzariga, ed è per questo motivo che in realtà loro dovranno risarcire il comune e abbiamo fatto questo capitolo in entrata. Ecco, questo è in sintesi la storia e il motivo per cui c'è un capitolo ancora in uscita per quelle persone che sono state coinvolte nella procedura ma ai quali non è stata riconosciuta la colpa grave, mentre alle persone che è stata riconosciuta la colpa grave, quindi si è deciso che erano loro che guidavano in quel momento la macchina, hanno compiuto gli atti sbagliati, a loro invece viene imputata questo. Ecco, come ho scritto nel mio articolo sul Besanese, avrebbero potuto agire diversamente queste persone? Sì, perché in realtà il TAR non ha condannato il comune una sola volta, già nella prima volta che li condannava il comune, diceva che gli atti che erano stati fatti erano sbagliati, quindi semplicemente bastava seguire le indicazioni del TAR e in questo caso avrebbero prodotto un danno minore all'amministrazione comunale. Ma adesso guardiamo avanti e nei capitoli della variazione abbiamo anche un capitolo di spesa di 43.200 euro, e dove decidiamo di mettere questi soldi? Noi decidiamo di mettere questi soldi sulla tariffa fratelli della mensa, che esisteva con la precedente giunta Gatti, poi è stata tolta dalla giunta Cazzaniga. Noi pensiamo che a fianco della tariffa ISE, che non andremo a togliere, esisteva già anche con la giunta Gatti, in realtà con l'amministrazione Gatti, in realtà sia giusto reintrodurre la tariffa fratelli, quindi useremo questi soldi e poi la stabilizzeremo nel tempo, quindi quest'anno useremo questi soldi per reintrodurre questa tariffa, quindi ci sarà una scontistica per le famiglie con due figli e una scontistica ancora maggiore per le famiglie che avranno tre o più figli. Ecco, questo è quanto noi intendiamo fare, era una cosa che io e il sindaco, che eravamo in consiglio comunale in minoranza negli anni precedenti, abbiamo detto più volte, e questa ci pareva l'occasione per utilizzare i soldi che comunque ci venivano ridati per questo caso, per utilizzarli e per ridarli in qualche modo alla città. Abbiamo deciso di ridarli alla città proprio sulla scuola, sui ragazzi, e ridarla alle famiglie in questo modo. Grazie. Grazie assessore Riva. Ci sono degli interventi o delle domande in merito? Non vedo nessuno che si prenota. Se non Presidente, io ho sempre il problema della okay. Chat, mi deve scusare, ma mi devo prenotare solo così. Va bene, allora lascio la parola a lei, consigliere Cazzaniga, prego. Entrerò dopo su quello che stiamo votando questa sera, ma vista l'elegante esposizione fatta dall'assessore Riva, mi permetto di fare un'osservazione leggendo un testo ai cittadini besanesi. Nessuna norma impone il rispetto di particolari forme nei rapporti tra enti e consulenti. È pertanto evidente, come nel caso di specie, si sta parlando della piscina, la prestazione resa rientrasse nell'oggetto del contratto di consulenza ed assistenza legale stipulato dal Comune in data 9306, e per la precisione nelle indicazioni delle modalità operative per il prosieguo di cui al punto 1
punto 3 della convenzione. Le considerazioni che precedono portano ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in capo agli amministratori che hanno adottato la delibera di giunta numero 219 del 14/10/08. Di fronte ad una vicenda particolarmente intricata, complessa e di non facile lettura, la scelta di acquisire indicazioni dal proprio consulente legale e di seguirle è stata ragionevole. Peraltro, a conferma delle difficoltà e della scarsa chiarezza della situazione, non tutto è limpido e lineare nel percorso motivazionale seguito dalle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato che hanno portato all'annullamento delle delibere numero 219-6308. In conclusione, occorre pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti dei signori Cazzaniga, eccetera, nella loro qualità di amministratori votanti favorevolmente alla delibera di giunta 219-08, non ravvisandosi nella loro condotta gli estremi della colpa grave. Ora, queste non sono parole mie, sono parole della Corte dei Conti, sentenza sezione giurisdizionale della Regione Lombardia. È chiaro che una prima sentenza nel sistema della Corte dei Conti conta solo la seconda. Io, come ho già detto in altre sedi, non intendo contestare la seconda sentenza, intendo solo far capire che a volte, come dire, dei giudici stessi di fronte a delle situazioni hanno delle posizioni completamente differenti. E sempre sono dei giudici e sempre sono della Corte dei Conti e stanno valutando la stessa questione. Detta questa cosa, permettetemi due osservazioni ancora. La colpa, come dire, che hanno dato all'amministrazione, partendo da un 20%, è stata ridotta al 10%, perché 10, come dire, assegnata a come dire, la parte tecnica di questa vicenda. Secondo, ci tengo a far sapere ai cittadini besanesi che riguardo quella piscina che non si potesse fare, si era precedentemente espressa una sentenza del Presidente della Repubblica che diceva che quella piscina non si potesse fare. Inoltre, che nessuno allora, perché poi sono passati tanti anni, è difficile ricordare, entro in una osservazione di carattere politico, non tecnico, allora quella piscina praticamente non la voleva nessuno. Ed è il motivo per cui non andò la precedente amministrazione in giunta, la giunta andò desesta, giustificando il fatto che l'allora sindaco si trovasse in un incontro importante a Milano. In realtà non la mandarono avanti. Fatta questa premessa, io, come dire, come consigliere comunale sono qui perché ho già versato quanto dovuto all'amministrazione di Vesana in Brianza. Dopodiché, così proprio in questi giorni, ho letto sui giornali una sentenza completamente su un caso diverso, ma che riguardava sempre quale responsabilità dare a un'amministrazione in una scelta o ai suoi tecnici che l'hanno avallata e a degli avvocati che hanno consigliato un percorso. Faccio presente che se c'è da guidare un pullman, la cosa che va verificata è che sì, chi ti stava guidando quel pullman avesse la patente, e tutte le persone che hanno mandato dei pareri a loro, allora, va bene, visto che c'è un saggissimo detto riguardo all'amministrazione comunale, no? Che dice che i segretari e gli amministratori e i tecnici, scusate, rimangono sempre a guidare il treno, mentre, diciamo, chi poi sostiene politicamente quel treno sale e scende. Questo così mi hanno insegnato, avendo fatto tanti anni sì. In questi giorni è stata fatta una sentenza, pensate un po', sull'ex presidente del Consiglio Renzi, il quale è stato invece all'inverso condannato nella prima sentenza a una spesa di 15.000 euro e nella seconda sentenza invece assolto. E il commento di questo articolo era: c'è chi nelle attività amministrative ha un compito politico e chi ha un compito tecnico.
Io ritengo che in questo passaggio la Bassanini, che è una legge importantissima riguardo agli amministratori, sia stata, ripeto, dalla Corte dei Conti meno considerata di altri fattori, ne ho preso atto, ho rimosso, quindi voglio dire, ci tenevo a fare questa piccola osservazione, visto che l'assessore Cideriva si sente assolutamente in grado di dare dei giudizi così forti ed importanti. Permettetemi una piccola battuta: purtroppo, a quanto pare, il fattore, vogliamo chiamarlo, siccome io non penso mai che ci siano dietrologie, ma il fattore a volte nella vita delle persone, anche fortuna riguardo alle sentenze, può avere la sua importanza. Se l'avessero fatta a Roma e poi a Milano avessero fatto il secondo passaggio, io sarei qui a dirvi che ho agito secondo, come sono qui a dire i cittadini besanesi, ho agito secondo coscienza, secondo responsabilità. Faccio presente, proprio da un punto di vista politico, che i cittadini di Besana mi hanno rivotato nel 2014. Questo non lo sto dicendo ai presenti, lo sto dicendo a chi ha fatto quella sentenza, ripeto, in alcuni passaggi molto, molto discutibile, non dico nel contenuto, perché, ripeto, l'ho rispettata e l'ho assolta per quello che mi riguardava, però in alcuni passaggi, a mio parere, assolutamente, come dire, forse anche rispettosa rispetto al ruolo che un sindaco svolge quando fa la sua attività. Grazie consigliere Cazzaniga. La parola al consigliere Villa. Prego consigliere Villa. Sì, io volevo intervenire, volevo fare un'osservazione invece circa la cosiddetta tariffa fratelli. Allora, diciamo che io non è che sia contrario a priori a discutere su bonus o sia su accessi a prestazioni agevolate, soprattutto per le famiglie numerose con figli, insomma. Abbiamo anche chiesto in sede di approvazione del piano per il diritto allo studio di ampliare le fasce di esenzione. L'ISE già tiene conto, voglio dire, del numero dei figli minori e quindi da noi viene ritenuto più equo, soprattutto perché garantisce la progressività della tariffa stessa. Eventualmente io sarei disposto anche a pensare di aumentare la quota di compartecipazione eventualmente del comune a quelle già in essere. Aggiungo anche che l'ISE tiene conto di tutti i figli del nucleo familiare, anche quelli che non frequentano l'istituto comprensivo. Invece la cosiddetta tariffa fratelli, se strutturata come quella vecchia, per intenderci, assolutamente no. Se così fosse, verrebbero penalizzate le famiglie con i figli da 0 a 3 anni che frequentano le scuole paritarie. Io sono da sempre convinto che comunque alla fine la richiesta di prestazioni agevolate debba essere legata al reddito. Insomma, si sta parlando di prestazioni sociali non destinate alla generalità di soggetti, ma limitata a coloro che posseggono dei particolari requisiti di natura economica e a mio avviso tali devono rimanere. Grazie consigliere Villa, la parola al consigliere Tettamanzi, prego. Allora consigliere Tettamanzi, Partito Democratico, io ho da fare alcune domande sulla variazione di bilancio, perché non contiene solo i due importi citati dall'assessore al bilancio, ma ci sono anche altre variazioni. E precisamente volevo chiedere, c'è un utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione per 30.000 euro per finanziare spese una tantum collegate all'acquisizione di beni immobili. Volevo capire esattamente quali beni verranno acquisiti e cosa sono queste spese una tantum collegate all'acquisizione. Faccio tutte le domande che devo fare? Preferirei rispondere perché magari poi... Allora, okay. 30.000 euro sono soldi che abbiamo accantonato per poter andare a fare tutti quegli atti di...
di notarili per i frazionamenti, sia a livello di lavori pubblici come di urbanistica. Negli anni non sono mai stati fatti questi atti dove magari il cittadino che aveva costruito, aveva praticamente ceduto al comune, oppure era obbligato a lasciare una certa parte al comune, oppure compensazioni che durante i vari atti tra cittadini e comuni rimanevano in sospeso e sono tuttora in sospeso. Ci sono in sospeso proprietà che sono tuttora che sono del comune, però sono ancora intestati alla parrocchia, piuttosto magari in fase di esecuzione. Insomma, diversi atti che praticamente vanno sistemati. Quindi li stiamo raggruppando tutti per poter vedere di sistemare queste cose vecchie. Ok. Posso proseguire con un... Ti prego, sì. Allora, l'altra domanda riguarda l'utilizzo di ulteriori 30.000 euro di oneri di urbanizzazione in parte in bilancio corrente per finanziare la progettazione di studi propedeutici alla realizzazione di lavori. 30.000 li avevamo già destinati in fase di previsione di bilancio, quindi diventano 60.000 euro destinati alla progettazione di studi propedeutici alla realizzazione di lavori. Volevo chiedere se abbiamo in mente quali opere intendiamo realizzare e quindi quali progetti preliminari intendiamo predisporre con questi 60.000 euro. Tutti i lavori? Sì, io ho sentito. Presidente, posso rispondere io? Ok. Ci tengo, Luciana, scusa. Allora, la risposta al sindaco. Ecco, chiedo anche agli assessori. Ah, non sento. Non ho sentito, scusi, Presidente. Un momento, sto dicendo. Se mi sentite, chiedo anche a voi assessori e assessori di non intervenire direttamente, perché altrimenti non si capisce nulla. Quindi, adesso stavo dando la parola all'assessore Casiraghi che mi ha scritto, va bene, invece che l'assessore Casiraghi, il sindaco, ecco, però non... sovrapponiamoci con le voci, grazie. Prego, signor. No, scusate, però anche vero che bisogna regolare, mi sono intromesso io nel dibattito tra la Tettavanzi e la Casiraghi, però è una cosa a cui tengo con il cuore, perché quei 30.000 euro servono per andare a finanziare finalmente lo studio di fattibilità sull'interramento del viale Kennedy in corrispondenza del passaggio a livello di Villa Raverio. Grazie, consigliere Tettamanzi, deve fare altre domande? No, rispetto a questa cosa che ha appena detto il sindaco, io ho letto sui giornali della scorsa settimana che tra le altre cose è stata finanziato dentro il programma nazionale di piano nazionale di resilienza e ripresa. È stato finanziato il progetto di elettrificazione della linea del Besanino, per cui immagino che se verrà fatto un progetto di elettrificazione si pianificheranno poi dei lavori. È corretto andare subito a fare uno studio di fattibilità di un sottopasso in presenza di un progetto che verrà fatto a breve e che quindi potrebbe anche modificare qualcosa sulla linea? Sindaco, prego, la risposta. Allora, da una prima lettura, scusate, lo spengo qui, del PNRR non c'è l'elettrificazione. Poi dovrò capire meglio, sinceramente, se verrà inserito dopo e dove si muove l'azione dell'onorevole Fragomeli. Però da una prima lettura non c'è. Ma quello che stiamo facendo noi in che direzione va? Per essere chiari, si è sempre parlato dell'interramento, a volte anche con soluzioni di tipo troppo invasivo rispetto al paesaggio della nostra città. Noi ci siamo confrontati invece sulla possibilità di farlo lì, esattamente dove adesso passa il viale Kennedy,
proprio per ridurre appunto l'invasività, anzi per andare a ridurre la pesantezza di una strada provinciale importante come la SP6. L'intenzione è proprio quella di iniziare a prendere le misure, capire quanto costa, cosa si può fare, perché finché se ne parla ma non si inizia poi a progettare, a prendere in considerazione quello che si può fare, non si arriva mai da nessuna parte. È evidente che questa è una cosa che la nostra amministrazione non riuscirà a vedere finita, neanche se verrà rinnovata, mi viene da dire, però finché non si inizia mai si arriva. Se non iniziamo a camminare non raggiungeremo mai la meta, dobbiamo iniziare a farlo. Io ho visto quello che è successo a Seveso, sembrava impossibile, e invece è capitata l'occasione proprio in questi mesi, è stato ottenuto il finanziamento e adesso quello che è comunque una ferita per la città di Seveso, perché di fatto la ferrovia taglia metà Seveso come taglia metà Besana sostanzialmente, adesso finalmente vede la meta. Noi dobbiamo iniziare a progettare il futuro e non a parlarne e basta, perché altrimenti lo subiamo il futuro. Noi dobbiamo iniziare a prenderlo per le mani, è quello che vogliamo fare. Mi chiedo scusa Luciana se sono intervenuto in questo modo, però è una cosa a cui tengo. Dobbiamo finalmente iniziare a guardare avanti con coraggio e iniziare a porre le basi per chiunque verrà dopo di noi, perché si possano finalmente risolvere i problemi di Besana e non crearli altri. Grazie Sindaco. L'assessore Casiraghi doveva aggiungere qualcosa o è sufficiente questa come risposta? No, no, benissimo. Io lascio pure la parola proprio a Pozzoli, ci tiene molto. Grazie Assessore. Consigliere Tettamanzi, lei ha terminato il suo intervento o deve fare altre domande? No, volevo chiedere solo un'altra cosa. Ho visto che si è prenotato il consigliere Cacciatore. Non so se voleva intervenire sul problema Besanino, io devo chiedere un'altra cosa relativa a un altro argomento. Prego. No, ma se vuole finire pure, consigliere Tettamanzi, intervengo dopo tranquillamente. Ho già altre prenotazioni, adesso manteniamo la prenotazione, grazie. Ok, allora l'ultima domanda riguardava la maggiore entrata di 100.000 euro per trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà. Siccome nel bilancio di previsione lo stanziamento era zero, adesso arrivano di colpo 100.000 euro, volevo capire se è arrivata un'operazione, una richiesta. Assessore Casiraghi? Risponde lei. Posso rispondere io, però sarebbe una cosa più legata a Viviani. Comunque assessore, lascio a lui la parola perché vedo che è presente. Sì, sì. Prego, assessore Viviani. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Sì, ecco, è un passo, ne avevamo già parlato l'altra volta, no? Una serie di richieste da parte dei cittadini che chiedono la cancellazione e l'acquisizione del diritto di superficie degli immobili. È un trend che si sta evolvendo e si sta portando avanti negli ultimi anni, non solo a Besana ma anche in altri comuni. Sappiamo cosa vuol dire, no? Si cede... non voglio ripercorrere tutto il ragionamento perché sarebbe noioso e lo conosciamo già tutti gli argomenti. Devo dire solo che, ripeto, a Besana, come in altri comuni, c'è sempre più la richiesta da parte dei cittadini dell'acquisizione piena e completa della proprietà sia degli immobili sia delle aree di sedime dove sono stati realizzati gli immobili. Per cui è una soluzione che tutti i cittadini proprietari in acquisizione convenzionata stanno portando avanti, soprattutto anche perché comunque sia già con le indicazioni che stanno sorgendo tra i vari capacità di bonus e quant'altro possono esserci, i cittadini si sono accorti, i proprietari, gli usufruttuari degli immobili sono accorti che comunque sia l'acquisizione dell'immobile ne porterà un giovamento sulla loro proprietà. Tutto così, per cui è un trend che si sta portando avanti. Praticamente io penso, immagino, che nell'arco dei prossimi 5 anni, almeno io faccio questo auspicio, tutti i cittadini che facciano richiesta ne diverranno proprietari e in questo modo si potrà cancellare un po' questo diritto nato negli anni 60-70
diventeranno pienamente proprietari degli loro immobili e delle loro aree su cui risiedono gli immobili. Devo dire che, a mio punto di vista, è un gesto importante, nel senso che io acquisisco la piena proprietà di questo immobile e questo immobile io lo posso comunque sia trasferire tranquillamente o ai miei eredi, ai miei figli, o intervenire per le vendite a conto terzi. Diversamente, devo comunque sia chiedere la rivalutazione dell'immobile e la vendita ad altre persone che si trovano nelle mie stesse condizioni, cioè persone che non hanno, hanno un reddito medio, medio-basso, oppure non sono proprietari di altri immobili. Cosa succede adesso? Succede che chi vuole comunque acquisire un nuovo immobile, magari passa da un piccolo appartamento a un appartamento più grande, prima deve vendere il suo e poi dopodiché entrare in trattativa con il proprietario. In questa maniera si elimina tutto questo vincolo normativo in modo tale che tutti i cittadini possono, i proprietari possono gestire pienamente la loro proprietà. A posto, grazie. Grazie Assessore Viviani. Allora, adesso lascio la parola all'Assessore Gallenda. Prego, Assessore. Buonasera, ma ci metto di parlare un attimino prima, lui devo dire una cosa, quindi faccio passare al CIDE prima di Va bene, prego, Assessore Riva. me. Grazie. Allora, volevo rispondere intanto alle Treno Elise. Allora, sul treno ho sentito una persona di Besana che si occupa del Besanino e mi ha dato l'estratto del piano che è stato mandato a Bruxelles. E in inglese traduco questo pezzettino dove dice che per rafforzare i nodi metropolitani e le esistenti linee, le seguenti categorie sono raggruppati gli interventi sono raggruppati nelle seguenti categorie: elettrificazione, cioè elenca le linee, sono la Civitanova, Macerata, Albacina, elettrificazione. Como, Molteno, Lecco, non parla della Lecco Molteno che è la nostra, quindi l'elettrificazione riguarderà la nostra linea nella parte Molteno Lecco, perché la linea Como, Molteno, Lecco nel tratto Molteno-Lecco coincide con la nostra linea, ma non è tutta la nostra linea. Poi dice Cinisi-Alcamo, direzione Trapani, Ivrea-Aosta, alcune linee Veneto, dice Veneto Lines, Belluno-Ring, quindi l'anello intorno a Belluno, Casarca-Porto-Gruaro. Quindi non c'è tutta la nostra linea, ma solamente quella elettrificazione riguarda la Como-Molteno-Lecco. Questo è quello che il nostro governo attualmente, e non so se potrà modificarlo, attualmente ha mandato a Bruxelles. Ecco, questo è solo un chiarimento che un cittadino mi ha fatto l'altro giorno e mi ha, adesso io non ne avrei parlato probabilmente in questo consiglio, ma visto che la questione è uscita, ci tenevo, anzi lo ringrazio per avermi dato questo estratto. La seconda cosa, rispondo al consigliere Villa sull'Ise. Allora, questa è ne abbiamo parlato per 5 anni in consiglio comunale. Lo ribadisco ancora una volta, e l'ho detto prima, la tariffa Fratelli non cancella la tariffa Ise. Anche con l'amministrazione Gatti c'erano le due tariffe, anzi, devo dire, quando sono stato io assessore, ho fatto in modo che il cittadino non dovesse scegliere. Quando sono arrivato, esisteva già la tariffa Fratelli, noi l'abbiamo potenziata, ma esisteva di già, esisteva la tariffa Ise, e il cittadino va a dire scelgo una o scelgo l'altra. Io trovavo questa cosa stupida, perché in realtà io ti sto dando un beneficio economico e io comune, dato che voglio aiutarti, se tu mi presenti l'Ise, ma dici che hai anche 2 figli, 3 figli e 4 figli, io calcolo le due tariffe e ti do la tariffa migliore. Quindi nessun problema ci sarà rispetto all'Ise, perché se una famiglia ha 3 figli e ha un ISEE di 19.000 euro, il suo sconto è molto piccolo. In realtà, con la tariffa Fratelli avrà uno sconto anche maggiore. Quindi, in realtà, stiamo solamente dicendo che per le famiglie che mandano nel nostro plesso, ovvio, qualcuno può avere 7 figli, 9 figli, ma vanno da altre parti, noi stiamo guardando al nostro, andiamo ad aiutarle, quindi prendiamo i nostri soldi per aiutare le famiglie che vanno nei nostri. Nelle nostre scuole, tutto qui, quindi le aiutiamo sia con l'ISE,
ma introdurremo anche la tariffa fratelli. Se la tariffa fratelli sarà più vantaggiosa di quella dell'ISE, il cittadino avrà la tariffa fratelli. Se è meno vantaggiosa, manterrà la tariffa ISE, né più né meno. Quindi non c'è nessun problema. Anzi, io dirò che l'amministrazione Cazzaniga precedentemente ha proprio rotto il tema della progressività, perché ha messo uno scalone. Io avevo dovuto modificare, perché c'erano tanti scalini, avevo messo una linea retta, quindi esattamente la progressività tanto invocata, si è messo uno scalone che va da 0 al 25%, quindi dei cittadini che solo per 2 euro saltano l'ISE, se avevano 2 euro in meno di ISE pagavano 0, invece così pagano il 25% di 5 euro, cioè 1 euro passa da 0 a 1 euro immediatamente. Quindi vorrei dire, e questa cosa qua l'avevo fatta notare, l'avevo detta e ridetta e stradetta durante i consigli comunali quando io ero in minoranza. Adesso il problema vero è che togliere questo scalone e riportare la retta vuol dire comunque andare a penalizzare qualcuno che è vicino allo scalone e oggi paga zero per riportare la retta. Quindi in realtà non so se riusciremo a togliere questo scalone, però questo è un problema che è stato introdotto negli anni precedenti. Quindi si è voluta togliere e aumentare. Aumentare ancora e portare a 25.000 porta solamente la diminuzione di una quota irrisoria, mentre noi crediamo che se uno ha due o tre figli possa comunque avere questo beneficio, a prescindere dall'ISE, perché voglio ricordare, l'ho già detto in consiglio comunale in passato, che comunque se uno avesse anche un ISE di 100.000 euro o di 500.000 euro, noi gli stiamo dando un piccolo contributo perché riconosciamo il fatto che comunque ha fatto dei figli e noi vogliamo venirgli incontro, come adesso fra di noi sta facendo il governo, si discute ancora se fare ISE sì o ISE no, sull'assegno per i figli. Quindi riconoscere l'importanza che i figli hanno per la nostra società e cercare di aiutare le famiglie. Io ritengo che l'ISE non dovrebbe essere considerato in questa materia, però questa è la mia opinione personale, il governo poi farà le sue scelte. A Besana daremo un contributo piccolo, per quanto piccolo, ma per noi questo comunque è un segno. Poi volevo rispondere al consigliere Cazzaniga riguardo alle cose che ha detto. Io capisco, io ho semplicemente detto estratti della sentenza definitiva, nulla più. Come feci, visto che il sindaco Cazzaniga, il consigliere Cazzaniga disse i cittadini mi hanno votato e si riferiva alle elezioni del 2014, ok, io in quel momento ero candidato contro di lui, in quel momento presi la sentenza che diceva che c'era il TAR, aveva condannato il comune, ok, in quel caso però era chiaro a mio giudizio chi erano, quindi per me era già chiaro chi guidava la macchina, ok, perché il TAR l'aveva detto, ma non solo il TAR l'ha detto e l'ha ribadito la sentenza, ha detto che il danno è stato provocato dalla delibera della giunta Cazzaniga 219-2008, punto. Cioè il TAR ha deciso qual è il momento in cui si è generato il danno, lì. Chi ha fatto quell'atto? Quelle persone, punto. Tant'è che anche i consiglieri dell'amministrazione Cazzaniga non sono stati condannati, perché in realtà se uno va a leggere la sentenza, ma deve leggerla, deve leggere l'ultima e leggere cosa c'è scritto. Allora io, visto che il consigliere Cazzaniga ha letto la penultima, voglio ricordargli l'ultima, perché risponde esattamente alle cose che dice lui. Dice a pagina 51, riguardo ai difensori, dice: nessuna efficacia esimente assume il parere espresso dal difensore incaricato dall'ente di esprimersi sul punto. Se infatti le dichiarazioni di scienza provenienti da professionisti esterni alla compagine amministrativa possono rappresentare giusta causa di estensione soggettiva, vado avanti, non possono al tempo stesso considerarsi idonee ex se ad affievolire la colpa da grave a lieve. Ok, questo è il punto centrale, la colpa da grave a lieve, perché anche nella sentenza precedente il fatto che uno non debba pagare il comune non vuol dire che non c'era colpa, vuol dire che la colpa non è stata considerata grave, ok? Questo deve essere chiaro, forse non è ancora chiaro, ma la sentenza è scritta a pagina 52 per il consigliere Cazzaniga che l'ha a casa, da affievolire la colpa da grave a lieve. Quindi io non sono un giurista,
Però ricordo molto semplicemente che non bisogna essere allenatori di calcio, aver fatto l'Accademia di Coverciano. Quando si guarda una partita, se la palla è dentro o fuori la rete, più o meno, se è entrata bene, lo so dire anche io, anche se non sono un giurista, ok? Anche se non sono allenatore di calcio. In questo caso è chiaro, no? La colpa è grave o lieve, poche cose semplici, ok? E prosegue successivamente il giudice, sempre su questo tema, dice: l'aver poi continuato a chiedere indirizzi allo stesso professionista, perché attenzione, sembra, da quello che diceva il consigliere Cazzaniga, che è successo una volta, no, hanno chiesto più volte allo stesso professionista, e qua la Corte dei Conti a Roma dice: l'aver poi continuato a chiedere indirizzi allo stesso professionista, recependone supinamente le indicazioni, non sono parole mie, appare sintomatico della gravissima superficialità mostrata dagli amministratori che, lungi dal collocarsi su un piano di sostanziale buona fede, qua ritorna la mala fede del TAR, ne aggrava assolutamente la posizione. Delle due l'una: o il livello di competenze e di conoscenze in capo al sindaco e agli assessori era talmente scarso, tra parentesi, come pure sembra sostenere taluno dei procuratori costituiti, da indurre a ritenere che la scelta di amministrare la cosa pubblica in un momento che richiedeva, peraltro, elevato acume e senso di responsabilità, sia stata del tutto inappropriata, e dunque il successivo affidamento all'esterno altro non è stato se non il maldestro tentativo di colmare le lacune. Oppure gli stessi amministratori hanno consapevolmente condiviso l'improvvido suggerimento rinveniente dal professionista esterno, improvvido, perché era il suggerimento che era già stato dato. E il TAR aveva detto: guardate, era molto semplice, facciamo di cose complicate di cose semplici. Il TAR ha detto semplicemente: voi amministratori potete decidere di non fare quell'atto perché vedete che l'interesse pubblico va da un'altra parte. Sì, potete farlo, andate in amministrazione e revocate i provvedimenti, revocate, non li annullate. Questo è il motivo. È stato detto. E qui viene ribadito l'improvvido suggerimento rinveniente da professionista esterno, assumendo il rischio dell'esito processuale negativo. Quindi, se avessero fatto la cosa che diceva il TAR, non ci sarebbe stato questo rischio. In entrambi i casi sussiste la colpa grave, ed è per questo il motivo per cui è stato condannato a pagare. Questo è importante da capire, perché poi oggi ho ricevuto a casa il Besanese e ho letto l'articolo, penso che l'estensore dell'articolo non abbia letto la sentenza, perché ancora ricorda cose ormai dovrebbero essere più che superate, ok? La questione del parco, ok? E anche qui la sentenza, se ve la andate a leggere, è molto chiara. Okay? Perché questo è il punto. Le sentenze magari vanno lette, va letta l'ultima, capire come mai è stata appellata e come mai di tutto questo appello una parte è stata comunque, non gli è stata considerata la colpa grave e agli altri è stata considerata ancora la colpa grave. Anzi, gli è stata considerata per la prima volta la colpa grave. Ma ricordatevi che l'unica volta che il comune è sempre stato condannato, quindi la macchina è andata contro, la colpa grave è il limite della malafede, all'amministrazione comunale è stata data. Ok? Al primo grado della Corte dei Conti non è stata data la colpa grave agli amministratori, nel secondo grado è stata data la colpa grave. Ok? Perché, come dice la sentenza, qui dice: d'altra parte, se è vero, come ricordato dall'appellante parte pubblica, il piano territoriale di coordinamento del parco approvato aveva zonato l'area sulla quale doveva ricadere la realizzazione in questione, dice, ma lasciando aperta la possibilità di costruirne di più piccoli purché conformi agli strumenti urbanistici generali attuativi dei comuni consorziati. Quindi in realtà quello che viene scritto sul Besanese, che c'era la questione del parco, non c'era nessuna questione del parco. Il parco aveva detto: non si può fare una cosa, l'amministrazione Mauri, la giunta Mauri ha cambiato, si è adeguato al parco prima ancora che arrivasse la questione del Presidente della Repubblica, e forse il motivo
che il giudice di primo grado ha dato il 20% a Cazzaniga, la maggior parte ad altri, è che nell'atti che partivano dal comune c'era ancora scritto la storia del Presidente della Repubblica. Questo è a mio parere personale, ok? E perché è lì che è scritto, ma la sentenza qui è molto chiara, dice quella cosa lì non esiste. Quindi basta leggerlo per capire che non esiste, non è che sia molto difficile. E in fondo l'atto è molto semplice, perché la questione della piscina, riassumendola molto semplicemente, ritorno all'inizio, in sintesi, l'amministrazione Mauri ha fatto un progetto di project financing, nel progetto c'era scritto, questo progetto costa 100.000 euro, ok? Bastava sedersi a un tavolo con quelle persone e dire non siamo andati avanti col bando, sai che c'è, è scritto la sentenza dei 100.000 euro, non è che me lo sono inventato, lo sapevo già anche io, perché bastava salire all'ufficio lavori pubblici, chiedere le carte da piscina che non sono tantissime e prenderla, ok? E allora, dato che comunque nell'articolo, giustamente nell'articolo del giornale si difende il fatto che comunque Cazzaniga abbia operato tante altre volte in maniera ottima, questo è quello che loro dicono. Io dico solamente che, avendo vinto le elezioni nel 2014 e la gente ha scelto in questo modo e io ho accettato il giudizio, ha potuto in questi 5 anni, alla fine ancora del suo mandato, lasciare una patata bollente alla nostra amministrazione sulla questione di Balgano, che sarà una nuova piscina, perché noi l'abbiamo detto, dico io, ma molto più di me il sindaco attuale, quando era consigliere, la questione di Balgano, avendola portata come è stata portata, ci troviamo ormai fra due fuochi, qualunque cosa facciamo per il comune sarà un problema. Ecco, questa è la nuova piscina che ci siamo ritrovati, una patata bollente messa sul tavolo, una cosa, a nostro giudizio, non gestita bene, ma infatti ci viene detto vengono aumentate le spese per gli avvocati, certo, dobbiamo pure difenderci, dobbiamo pure andare incontro a queste cose che ci sono state lasciate, ma è cambiato il pilota della macchina, ma la macchina per quelli esterni è sempre la stessa, a loro non interessa chi sta guidando la macchina. Grazie Assessore Riva, adesso la parola all'Assessore Gallenda. Prego Assessore Gallenda. Buonasera. Io intervengo in merito sempre a questa questione annosa, triste, brutta, questione della piscina. Dato che ho sentito con attenzione, ascolto con attenzione il consigliere Cazzaniga, nonché l'assessore Alcide. Però qui adesso qui l'assessore Cazzaniga, non è che qui arriviamo a dire che la colpa ce l'hanno i giudici a questo punto, perché qui alla fine la riduzione del suo discorso è il giudice hanno sbagliato, io ho fatto il bravo e quelle cose sono così, non è proprio così la storia, no? Quindi poi oltretutto io sui giornali nei giorni scorsi avevo scritto che ho comunicato che la presenza del consigliere Cazzaniga in consiglio comunale mi fastidiva parecchio e mi fastidisce effettivamente, ma non perché sia illegittima, ci mancherebbe altro, scherziamo, è solo un discorso politico, mi fastidisce in quanto praticamente quello che sta facendo in questo momento è la sua presenza è molto diseducativa, per chi ci guarda, ci ascolta, chi ci legge, il messaggio che passa è molto semplice, chiunque dopo aver creato un danno ed è stato condannato, pagando 4 soldi, mi passate termine di 4 soldi, pensa di non essere stato colpevole o addirittura che il danno non ci sia stato. Non è così la storia. Qui la condanna è perché ha fatto degli atti che non erano corretti, in più gli è stato detto di risarcire il comune per una certa cifra. Il fatto annoso è che se lei forse aveva ascoltato, aveva dato retta ai brutti cattivi leghisti nella giunta in cui noi eravamo l'opposizione, che gli avevamo detto di non annullare ma di revocare quanto le stava facendo, forse probabilmente in questo momento non eravamo in queste condizioni e forse lei si era risparmiato qualche brutta figura. Il comune non avrebbe speso 400.000 euro, anzi 450.000 euro, così tanto per fare qualcosa di positivo. Quindi la sua, mi permetto, ma politicamente la vedo condannato due volte, una volta condannato a pagare 390.000 euro per quanto riguarda l'amministrazione comunale, perché il danno non l'hanno creato le sedie, gli arredi o le macchine o i muri del comune, l'ha creato lei con i suoi atti. Quindi quei 400.000 che abbiamo pagato, li abbiamo pagati perché qualcuno ha sbagliato. In più, andiamo a pagare ancora adesso altri 40, 50, 60.000 euro perché dobbiamo difenderci, abbiamo dovuto pagare, chiaramente
le varie atti che vengono fatti dai vari avvocati nei vari giudizi. Quindi ribadisco, mi fastidisce perché probabilmente leggendo le sentenze che sono state fatte nei vari anni, veramente mi si accappano la pelle, fanno i brividi, cioè aggettivi nei quali incapace, scarso, inadatto, colpa grave, eccetera, eccetera, non sto a raccontare i giudici che sono veramente tanti. Veramente dovrebbero far riflettere, no? Però far riflettere nel senso che è chiaro che la sentenza si deve rispettare dal punto di vista pecuniario, su quello non c'è dubbio, ma sul lato morale, sul lato etico, cioè penso che lei in questo momento, non so, forse non ha mai capito cosa vuol dire fare il sindaco o fare il consiglio comunale, addirittura rappresentare i pesanesi, perché dopo una sentenza di questo genere, ma non lo so, voglio dire, il minimo che uno deve fare si mette da parte e dice vabbè, ho sbagliato, ne prendo atto, per l'amor di Dio, vado a fare dell'altro, insomma, no? E non capisco, veramente mi dà molto fastidio, politicamente non capisco, veramente mi dà molto fastidio questa sua, per me, passo il termine, arroganza nel presiedere sempre queste sedute, dopo aver sentito dire incapace, scarso, inadatto, bla bla bla, tutte queste cose. Non la capisco, politicamente veramente mi dà molto fastidio, però legittimamente lei può stare al posto dove si mancherà, che quello non sono io che devo giudicarlo, qualcun altro l'ha già giudicato e poi vedremo i pesanesi cosa diranno prossimamente. Grazie. Grazie Assessore Gallenda. La parola al Consigliere Cacciatori. Prego Consigliere Cacciatori. Grazie Presidente. No, io volevo fare un intervento molto più breve, molto più leggero. Non mi pronuncio su questa questione perché non avendola vissuta, in quanto quando è iniziato tutto ero ancora molto piccolo, quindi avendo potuto solo ricostruire a posteriori, per correttezza non mi pronuncio. Io volevo solo ringraziare invece l'amministrazione per il discorso del passaggio a livello di Villa Raverio. E qui parlo da consigliere comunale, ma anche da villese innamorato in una maniera incredibile della sua frazione. Perché il Besanino è un vanto per Besana, ma prendiamoci in giro, crea anche dei disagi. Probabilmente non riusciamo, anzi sicuramente in questa legislatura non riusciamo a fare il sottopasso, magari neanche nella prossima se dovessimo essere rieletti. Però è pur sempre un primo passo. Quindi da consigliere comunale, ma anche e soprattutto da villese, io vi ringrazio per questo primo passo che speriamo sia veramente l'inizio di un percorso per risolvere un problema che è arrivato oggettivamente a un punto, come posso dire, abbastanza grave. Grazie mille. Grazie consigliere Cacciatori. La parola al consigliere Cazzaniga. Prego consigliere Cazzaniga. Io volevo velocemente fare una domanda all'assessore prima Viviani, cioè nel senso che quello che noi abbiamo chiesto era semplice, ha parlato mezz'ora ma non ha risposto. La domanda è semplice. Siccome i soldi vengono raccolti ogni anno intorno a quei 100.000 euro, la domanda semplice era perché un mese fa no e perché adesso sì, era questa la domanda, non tanto perché, come, eccetera, perché sono secoli che stiamo raccogliendo, diciamo, quei contributi dalle cooperative per rimuovere gli ostacoli, eccetera. La domanda semplice è come mai un mese fa no e adesso sì, se c'è un motivo. La domanda era semplice. Qualcuno è arrivato a dire che scioglierà i vincoli e quindi prevediamo che entri di più, e prima non prevedevamo niente. Era solo questa la domanda. Ah, va bene. No, sono arrivate delle richieste, sono state avanzate delle richieste e che verranno poi di volta in volta valutate. Sa benissimo che comunque sia sciogliere i nodi devono essere portati in consiglio comunale per approvazione, era semplice così. Ok, bene, riguardo alle mie vergogne invece mi rivolgo all'assessore vice sindaco Ermo Gallenda. Ermo Gallenda, io assolutamente non mi vergogno niente, perché io posso dire di aver dato 25 anni da consigliere comunale a Besana in Brianza e ritengo di averlo fatto con molto impegno. Mi sono state, come dire, riconosciute per la cifra che io ho versato
dei, come dire, una colpa grave riguardo a un passaggio, faccio presente che lì a me sono stati riconosciuti una colpa per, cioè a me e alla mia amministrazione, per 40.000 euro che sono quelli che riceverà il comune, non certo di 380 perché la terra la cita tutta. E allora a questo punto io dico, forse dovevano dirmi, allora cosa devo dire io? Che la Corte dei Conti, come dire, ha fatto scappare via gli altri 40.000? Faccio così presente, tanto per capirci come funziona sta roba, se guardiamo i conti di oggi, il comune pagherà 55.800, noi verseremo 43.270, il comune in questo passaggio perderà addirittura 12.530 euro, tanto per dire che i conti li sappiamo fare. Riguardo alla questione dell'elettrificazione del Besanino, mentre il progetto di elettrificazione della Como Lecco verrà anche finanziato, questo della progettazione, grazie all'intervento anche del, non solo di altre, di Fragomeli e altre persone, verrà gestito direttamente da RFI. Cioè, ed è solo la progettazione. Ci tenevo a chiarire questo perché ci staranno ascoltando anche dei cittadini. Quindi è stata posta utilizzando il fatto che stesse passando la Como Lecco, che come sapete è molto meno importante proprio quantitativamente per trasportati rispetto al percorso del Besanino, si è calcato la mano su quel passaggio per, come dire, impegnare RFI alla progettazione dell'elettrificazione. Ecco, solo per un piccolo chiarimento. E assolutamente, ecco, mi dispiace che sia scappato a galletta termine di diseducativo che io rimanga in consiglio comunale, perché veramente voglio dire, in questo caso ritengo che arriviamo alla grave offesa. E per quanto riguarda i leghisti brutti e cattivi, quando pagherete 49 milioni che dovete allo Stato italiano, io i miei 7.200 li ho pagati. Grazie consigliere Cazzaniga, la parola al consigliere Tettamanzi, prego. Il consigliere Tettamanzi, Partito Democratico, io volevo esprimere tutta la mia solidarietà alla Giunta Cazzaniga, all'ex Giunta Cazzaniga che è stata condannata a pagare una parte del danno, quindi gli è stata riconosciuta una colpa grave ma parziale rispetto al danno complessivo. Mi sembra indegno quello che è stato detto questa sera rispetto al fatto che la presenza del consigliere Cazzaniga è diseducativa. Penso che tutta la sua vita politica, il suo impegno sociale siano sufficienti a dimostrare quanto lui sia in buona fede e non in malafede, come è stato insinuato questa sera e nella sentenza di condanna. Grazie consigliere Tettamanzi. Intanto informo il dottor Coscarelli che il consigliere Gatti esce in questo momento e do la parola all'assessore Gallenda. Prego, assessore. No, allora, malafede non ha detto nessuno e non lo dirà mai nessuno, perché se fosse malafede non saremmo qui. Malafede non si parla lontanamente, quindi non è così assolutamente. Ci mancherebbe anche quello. Però voglio dire, il fatto che il danno creato, e il consigliere Castaniga dice che ha risarcito, risarcirà, risarcito il comune di 7.000, quelli che sono non mi interessano. In questo momento non è quello il contendere o il momento della discussione, non è quello il problema è che quella cifra lì è stata combinata perché è stato creato un danno precedente, non perché è stato andato a pagare i soldi, no, assolutamente no, la condanna è stata messa in atto, per quanto ha detto la sentenza, perché precedentemente qualcuno aveva fatto degli atti che non erano corretti, erano sbagliati, e avevano portato l'amministratore comunale in quel momento lì a pagare 400.000 euro.
Non è come dite voi che il progetto, la sentenza è questa qui, quindi pagando di soldi a questo punto è il problema risolto. Assolutamente no. Questo qui è l'ultimo atto delle sentenze precedenti. Questo è l'ultimo atto, non è la prima, è l'ultima sentenza di un lungo processo, procedimento che è iniziato allora e che ha portato il Comune di Cesena Brianza a pagare 400.000 euro, non 50 euro, 400.000 euro. Cioè in questo caso il Comune si rimette altri 12.500 euro. Il Comune di Cesena Brianza ce ne ha rimessi 412.500 di soldi, non 12.500. Mi dispiace, ma è così. Perché la realtà è questa qua, è inutile, i numeri non si possono falsificare nel senso politico della cosa, ci mancherebbe, non si possono cambiare, perché i numeri sono quelli, sono gli atti che parlano, non ci sono alternative, no? Dopodiché, per l'amor di Dio, se ha fatto 25 anni di consigliere comunale, ma ci mancherebbe che nessuno dica il contrario, ha fatto altre cose positive, probabilmente sì, probabilmente no, non lo so. Però in questo caso stiamo parlando di questo atto, stiamo parlando, non parliamo di altro, parliamo di questo. Parlando di questo, sono state fatte delle cose non corrette, perché se no non c'era un processo, non c'era una sentenza, non veniva condannato nessuno. No? Dopodiché, i leghisti vendicativi non pagare 49 milioni di euro? Sì, stanno pagando probabilmente questi 49 milioni di euro, a quanto pare. No? Pian piano stanno pagando, li sono sentenziati, li stanno pagando, ma devono fare. Pazienza, li pagheremo. Cosa devo fare? Qualcuno ha sbagliato, qualcuno pagherà. E se mi sono sotto il discorso, chi sbaglia paga, non è che c'è tante scelte di così. La regola è una sola, semplice e sacrosanta. Grazie. Grazie, Assessore Gallenda. Consigliere Cazzaniga, prego. Ecco, esatto, io però non sono mai venuto a dire né a Gallenda né a Pozzoli né a Corbetta che si devono dimettere da consiglieri provinciali e da consiglieri regionali, da sindaci o da cosa, perché sono della Lega e perché la Lega ha da pagare 49 milioni. Cazzo, e gliel'hanno dilazionati in 80 anni, ragazzi. Adesso se dobbiamo ridere, ridiamo. Altrimenti dovrei dire anch'io, non so, voi vi vergognate di fare politica? Penso di no. Probabilmente il partito ha commesso dei passaggi amministrativi riguardo ai finanziamenti dei partiti che sono stati riconosciuti ed è un errore che probabilmente politica si fa e lo si paga. Secondo me, con voi sono stati più buoni, ve l'hanno dilazionato così tanto. Scusi, Cattania, adesso mi quella pianto lì perché non mi sembra il caso, però sinceramente, ma non è questo il problema. Ma non è mica questo il problema. Se lei avesse dilazionato quello che deve dare al Comune in 35 anni, pazienza, era così che devo fare, ne prendevo atto, e allora, ma non è questo il problema, non sono i soldi che dobbiamo dare a questo strato, è proprio lo stesso prima, gli atti fatti precedentemente, se lei avesse fatto gli atti diversamente rispetto a quello che ha fatto, questo problema della sentenza e delle cose che non c'erano. Se lei fosse di annullare o essere revocato gli atti, questo problema non c'era. Punto, finisce. La storia finisce qua. Non è così tanto complicata. Non è che c'è la sentenza il giudice 35 anni, 40 anni, 32 anni. Non c'è traffico secco. Lei doveva fare gli atti che ha fatto in maniera diversa. Punto, finisce la sentenza, questa qua. Non è tanto altro. Dopodiché, i documenti sono chiari, parlano da soli, non sto a discutere di questo o di quest'altro. Io ho fatto un discorso veramente politico. Secondo me. Quello che ho detto lo ripeto, secondo me la sua presenza a me non sta bene, ma è politica, non è una cosa personale, è politica. Dopodiché discutiamo cosa ne vogliamo, ma è veramente politica. Cazzaniga, mi dispiace, ma per me personalmente la ritengo così. Ho il diritto di pensarlo, ho il diritto di dirlo in Consiglio Comunale e lo dico appunto senza offendere nessuno e senza causare danno a nessuno. Le dico quello che penso, punto. Grazie. Sindaco Pozzoli, a lei la parola, poi passiamo alla votazione. Grazie. Mi scuso Presidente, in realtà aveva chiesto, ho scritto io l'IVA per Alcide perché non riusciva, quindi in realtà sta chiedendo la parola a lui, poi concludo. Ah, ok, no, perché ho visto infatti un messaggio strano che non avevo interpretato, ma pensavo fosse per lei. Prego, Assessore Riva. Sì, allora volevo rispondere al consigliere Cazzaniga che dice il comune alla fine deve pagare 12.000 euro, 55 meno 43, 12, vero? Il problema vero è che dopo la prima sentenza il Comune aveva accantonato 59.000 euro, adesso ne paga 12.000
12.000, quindi risparmia 47.000. Visto che ha detto che sa fare i calcoli, le faccio i calcoli giusti, così almeno la prossima volta ce li espone in maniera più corretta. Poi volevo solamente ricordarle e ricordare a tutti che la Corte dei Conti ha dato alla Giunta Cazzaniga il 50%, diciamo, di sconto, che poi per chi sa queste cose basta che si va a formare da un avvocato, di solito il 50% è lo sconto che fanno a tutti, il minimo sconto che fanno, quindi ha preso il massimo di quello che poteva prendere. Ma non è questo il punto, a me sinceramente non interessa, non ne avrei neanche parlato nel mio, nella mia introduzione e nel mio articolo sul Besanese, di queste cose io non ho parlato, perché in realtà voi li avete tirate fuori e io vi ho risposto. Per continuare a ripetere queste cose, secondo me dà un pochettino fastidio, nel senso, perché basterebbe leggere le cose. Allora dico l'ultima informazione che magari manca alla comprensione, perché adesso dice ma ho pagato solo il 10%, vero, l'ho detto prima, forse non si è capito, ha pagato il 10% perché il primo giudice, quando ha diviso la torta, ha preso dentro anche altre persone. In Corte dei Conti non è che una volta deciso chi è quello che è colpevole di tutta la torta ridanno tutta la torta a quello, perché se no, secondo la sentenza, dato che gli unici che dovevano pagare era la Giunta Cazzaniga, avrebbero potuto prendere il 100% e dire paghi il 50%, quindi oggi la Giunta Cazzaniga avrebbe dovuto pagare circa 190.000 euro, ok? Le sei persone avrebbero... In realtà, per le leggi contabili, dato che chi aveva istruito la pratica aveva messo delle percentuali e ha dato la maggior colpa a chi poi in realtà era abbastanza evidente, conoscendo le carte, non c'entrava niente, per quegli atti lì non potevano aver prodotto il danno, ok? È per questo motivo che la cifra è questa. Ma a me sinceramente non interessa, anzi io sono contento per il consigliere Cazzaniga personalmente, che non debba pagare 190 e la sua giunta debba pagare 190.000 o 40.000, ma a prescindere dalla cifra che deve pagare, che sia 1.000 euro, 100.000 euro, 200.000 euro, la condanna per colpa grave c'è e rimane lì. Con questo io dico, lei ha pagato e quindi può rimanere consigliere. Io personalmente nel 2014 avevo fatto una questione sulla eleggibilità o meno, sul fatto che lei potesse, fosse opportuno che se una persona che aveva comunque due possibilità, perché c'era questa e quella della metancastano ancora aperte in Corte dei Conti, forse non era il caso si presentasse, ma oggi, dato che comunque lei non sta amministrando ed è comunque in minoranza, io non vedo nessuna difficoltà, insomma per me non c'è nessun problema. Grazie. Allora la parola al consigliere Villa. Prego consigliere. Sì, sarò velocissimo. Allora, massima solidarietà e massima stima a Sergio Cazzaniga e profonda tristezza per le parole offensive, gravissime e violente che ho ascoltato questa sera, e preannuncio il voto contrario del Partito Democratico, di Besana for Future e di Besana Attiva per il punto all'ordine del giorno. Grazie consigliere Villa. Allora adesso lascio la parola al sindaco che aveva chiesto prima di intervenire, poi passiamo alla votazione. Prego sindaco. Sì, allora intanto devo ringraziare gli uffici tutti, perché se state vedendo, se fate caso a quello che stiamo facendo questa sera, stiamo facendo una variazione di bilancio già al 18 di maggio, subito dopo aver approvato il bilancio di previsione. Questo ci consente da subito di iniziare a lavorare per quanto riguarda le importanti opere pubbliche che abbiamo visto questa sera, che sono necessarie. Faccio un esempio solo, i lavori nelle scuole devono partire il prima possibile, appena finite le scuole, proprio per evitare che si procrastinino in coincidenza della riapertura dell'anno scolastico, e quindi è un bellissimo segno di reattività e efficienza da parte della nostra macchina di fronte alla necessità di intervenire. E ringrazio ovviamente ancora una volta Mario Ronzoni, che ogni volta sta spostando l'ultimo bilancio perché continua a farne, è sempre l'ulteriore dimostrazione delle sue straordinarie capacità attaccamento alla nostra città. È evidente che questa non è una variazione di bilancio normale rispetto alle altre,
e che mi impone una riflessione, lo devo alla nostra città che con onore rappresento e umiltà, a questo consiglio comunale, ma poi un pochino anche a me stesso, perché la mia vicenda politica nasce proprio la sera del consiglio comunale di Mauri, in cui viene approvata la piscina. Io sono stato anche consigliere comunale di maggioranza prima, di minoranza dopo, negli ultimi 10 anni, e non ho perso neanche un consiglio comunale dell'amministrazione 2004-2009, quindi è una vicenda che ho conosciuto bene e che merita una riflessione per il rispetto che dobbiamo tutti al consiglio che occupiamo anche questa sera, e che però ha visto anche altre persone sedersi al nostro posto. E la prima riflessione che voglio fare è che traggo personalmente, quantomeno, un insegnamento a fronte di quello che ho sentito anche questa sera. Perché quando vengo qua la mattina devo sempre tenere in mente, e dobbiamo tenerlo in mente noi quando, se siamo assessori o consiglieri comunali, la prima riflessione che viene da fare è che dobbiamo ricordarci che siamo tutti necessari, nessuno indispensabile e nemmeno infallibile. Quando abbiamo sbagliato sulla neve, l'abbiamo riconosciuto, siamo scivolati, nessuno non sbaglia, solo chi non lavora non sbaglia, mi verrebbe da dire, no? Quindi bisogna avere anche la forza, la serenità di, a volte, di riuscire a dire ho sbagliato. Soprattutto nel ruolo che mi vede in questo momento impegnato e vede la Giunta soprattutto, no? Perché bisogna ricordarsi sempre che le scelte che facciamo le votiamo noi, vuol dire che la responsabilità è nostra e non può essere attribuibile ad altri o scaricabile ad altri, perché è nostra, perché la prendiamo noi, la firmiamo noi, la votiamo noi in giunta e perché abbiamo voluto, candidandoci e accettando il ruolo di assessore o di sindaco, che fosse così. E a fronte di un dibattito che a volte mi è sembrato a tratti abbastanza lunare, proprio per quello che ho appena detto, io non posso non notare che comunque con questa vicenda si chiude un'epoca che ha riguardato anche me, che mi ha visto crescere in questi 15 anni, che sicuramente è stata molto conflittuale, certamente è stata piena di scelte difficili, che però dobbiamo riconoscere serenamente che si sono dimostrate per lo più sbagliate, tanto che nessuno può negarlo, i besanesi in ogni caso anche questa sera devono sostenerne il costo. E alcuni di loro, come è stato anche ricordato stasera, gettano ancora la loro ombra sulla nostra città. Però la seconda riflessione che vorrei fare, la sento davvero come un dovere personale, nel ricordare l'estraneità a questa vicenda di due persone che non possono più farlo e che si sono spese tanto per la nostra città, anche in questo consiglio. Sto parlando di Carlo Ratti e Antonio Mauri. Penso che avrebbero voluto intervenire questa sera, sicuramente, conoscendoli. E personalmente anche, devo anche riconoscere e ricordarlo a questo consiglio comunale, visto che è stato membro e protagonista a suo modo di questo consiglio comunale, che chi era accusato di urlare all'epoca in realtà non stava urlando, ma stava suggerendo quella che era la via maestra, come è stata ricordata dall'ultima sentenza. A proposito di offesa al consigliere Villa, io ricordo benissimo un passaggio, sono sicuro che sia ancora riportato all'interno dei verbali di questo consiglio, che a fronte appunto di questi suggerimenti, dall'allora vice sindaco venne fatto notare a un consigliere comunale che, non, risultando architetto e non avvocato, comunque laureato in giurisprudenza, evidentemente si era laureato all'Università della Padania. Questo erano i toni, quindi non facciamo sempre le vittime, sbagliamo tutti nei toni, a volte esageriamo, ma quello che serve a cominciare da ognuno è riconoscere le proprie responsabilità e serenamente anche i propri errori. Spero di farlo questa sera, anche dicendo questa cosa. E quando parliamo dei 49 milioni ci sta, politicamente lo accetto, però qua stiamo parlando di Besana, stiamo parlando di noi, del nostro consiglio comunale, di questo argomento che ha attraversato 3 consigli comunali e 15 anni di storia della nostra città, 4 forse consigli comunali.
Però il mondo va avanti, Besana va avanti. Io penso che comunque prima della sentenza i besanesi abbiano chiuso definitivamente quell'epoca che ha riguardato i primi 20 anni della nostra città, i primi 20 anni del 2000 della nostra città, quando non a caso, tra l'altro, voglio ricordare, il nostro slogan era Guardiamo avanti proprio per quel motivo lì, perché sembrava che Besana avesse smesso di pensare al futuro perché è legata a questi problemi del passato. E invece io guardo al consiglio comunale di oggi e vedo che è pieno di ragazzi e si capisce che Besana desiderava un cambiamento. E che ce l'ha imposto anche se alcuni di noi fanno fatica ancora a comprenderlo, come dimostrato questa sera. Per questo abbiamo scelto di destinare le somme del risarcimento ai ragazzi e alle famiglie con più figli con la tariffa fratelli, perché questa vicenda si chiuda con un inizio e si trasformi per i besanesi da un costo in un aiuto, da un danno in un sollievo. Perché anche se non vogliamo e anche se non lo riconosciamo, il mondo va avanti e nessuno di noi qui è indispensabile. Grazie Sindaco, passiamo alla votazione. Dottor Coscarelli, prego. Grazie. Carina Roberta. Pozzoli Favorevole. Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Talotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Contrario. Tettamanzi Maria Giovanna. Contrario. Villa Fabrizio. Contrario. Cattaneo Andrea. Contrario. Maddaloni Stefano. Contrario. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Abbiamo 9 voti favorevoli, 5 contrari, Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano e un astenuto Alfieri Piero Angelo. Grazie, passiamo all'eseguibilità. Carina Roberta. Pozzoli Favorevole. Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Riva Paola. Bruscagin Favorevole. Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Talotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Contrario. Tettamanzi Maria Giovanna. Contrario. Villa Fabrizio. Contrario. Cattaneo Andrea. Contrario. Maddaloni Stefano. Contrario. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Abbiamo 9 voti favorevoli per immediata eseguibilità, 5 contrari, Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano e un astenuto Alfieri Piero Angelo. Grazie, dottor Coscarelli. Quinto punto all'ordine del giorno. Conferimento dell'onorificenza della cittadinanza onoraria di Besana in Brianza al Milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto prevista il 4 novembre del 2021. La parola al sindaco Pozzoli. Prego, sindaco. Esatto, sì, noi siamo ad un passaggio in realtà in estremo anticipo rispetto a quella che sarà la ricorrenza vera in occasione del 4 novembre, ma devo riconoscere come al solito che Coscarelli è super rapido ed efficiente nel portare avanti tutte le istanze che gli vengono richieste. La richiesta arriva anche da una nota dell'ANCI, come riportato in delibera,
a tutti i comuni d'Italia di riconoscere in occasione di questo centenario la cittadinanza onoraria da parte del Milite Ignoto. Mi piace ricordarvi invece che questa azione tra l'altro viene assolutamente concordata e condivisa da tutti i comuni che fanno parte della Bevereco, quindi ci prepareremo poi in occasione del 4 novembre per celebrare ancor più la festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, ma anche per ricordare lo spirito che si respirava nel nostro paese nel 21, quando una salma di un appunto milite sconosciuto era stata recuperata e portata sul treno, omaggiata ad ogni passaggio lungo tutta la nazione, per poi essere portata a Roma all'altare della patria, dove da allora, lo ricordo, viene costantemente vigilata dalle forze armate. È un altro passaggio che mi piace ricordare insieme a quello che abbiamo fatto nell'inaugurare il monumento ai caduti di Nassiriya, in cui noi dobbiamo ricordare che facciamo parte della nostra comunità e facciamo parte anche di una comunità più grande, che è quella nazionale, in cui ci sono delle persone, che sono tutte le persone che nel nostro paese indossano una divisa, che sacrificano la loro vita, la dedicano per la patria, come tra l'altro succede nella nostra città. Quindi iniziamo a fare questo passaggio, idealmente abbastanza vicino al 2 giugno. Riceverete poi, penso, se non so se la Roberta ha già mandato il presidente, gli inviti per la cerimonia che quest'anno riusciremo a tornare a celebrare all'aperto nel parco di Villa Filippini, sperando nel bel tempo, e poi celebreremo ancora di più questo passaggio in occasione del 4 novembre, e spero davvero di riuscire a farlo insieme agli altri comuni Bevereco, che con noi condividono, oltre che il segretario, l'efficientissimo segretario, anche questa delibera, perché proprio insieme con i nostri carabinieri vogliamo portarla avanti e dedicare il tributo, giustamente, come suggerito tra l'altro appunto dall'ANCI, nei confronti delle Forze Armate. Grazie Sindaco, se non ci sono interventi in merito passiamo subito alla votazione. Prego Dottor Coscarelli. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Lotta Massimiliano. Favorevole. Nerazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Unanimità. Grazie dottore, grazie, ringrazio tutto il consiglio, tutti i consiglieri per questa unanimità, perché appunto, come diceva il sindaco, è un bellissimo gesto che compiamo, quindi vi ringrazio per questa unione di intenti del consiglio. L'ultimo punto all'ordine del giorno vede l'interrogazione presentata dai capigruppo delle liste Partito Democratico, Besana Attiva e Besana for Future, con protocollo numero 3438 del 9 febbraio 2021, avente ad oggetto comunicazione del 27 aprile 2021 alla direzione amministrativa, commissione di vigilanza delle persone giuridiche private di ATS Brianza, relativa al decreto numero 22 del 25 giugno 2020, cosiddetta nomina del consiglio di amministrazione della fondazione Scola Onlus. Chi dei capigruppo che l'ha presentata vuole leggerla? Leggo io, presidente. Prego, consigliere Tettamanzi. Premesso che ci risulta che ATS Brianza, commissione di vigilanza delle persone giuridiche private, avrebbe inviato in data 27 gennaio 2021 protocollo ATS numero 7670 una comunicazione indirizzata tra gli altri ai componenti del Consiglio Comunale, si chiede di conoscere se tale comunicazione è pervenuta, in quale data detta comunicazione è pervenuta,
Se pervenuta si chiede che venga rilasciata con urgenza copia ai consiglieri comunali. Se pervenuta si chiedono i motivi per cui i consiglieri comunali non hanno ancora ricevuto la loro copia. Grazie consigliere Tettamanzi. Allora la risposta scritta era già stata inviata. Sindaco, se la vuole leggere o... Prego, sindaco. Sì, appunto, volevo chiedere ai consiglieri che hanno presentato l'interrogazione se vogliono che io rilegga la risposta che è già stata prodotta loro, tra l'altro a tutti in realtà, non solo a chi ha presentato l'interrogazione il 3 marzo, se non ricordo male. Se volete la rileggo. Ditemi voi. Io direi che è opportuno che venga letta la risposta, visto okay. Che è stata presentata l'interrogazione. Sì, sì. Ok, va bene, la rileggo. Allora, gentili consiglieri, in occasione della risposta all'interrogazione presentata dai consiglieri Villa, Cazzaniga e Maddaloni in data 9 febbraio 2021 e a fronte della nota di ATS protocollo 7670 pervenuta il 18 febbraio 2021 con richiesta di trasmissione ai consiglieri comunali, sono a trasmettere a voi tutti la nota di ATS protocollo 7670 e a condividere con tutto il Consiglio Comunale la risposta all'interrogazione sopracitata. Al fine di rispondere ai punti 1, 2 e 4 dell'interrogazione, riporto di seguito la cronistoria delle comunicazioni relative alla nota di ATS protocollo 7670. In data 27 gennaio 2021 la Fondazione Scola riceve la nota di ATS protocollo 7670 indirizzata alla Fondazione e al Sindaco del Comune di Besano in Brianza. Al protocollo però del Comune non risulta essere pervenuta tale nota a quella data. In data 5 febbraio la Fondazione Scola risponde alla nota di ATS protocollo 7670 comprendendo in copia il protocollo del Comune. Da questa ultima comunicazione prendiamo atto della nota di ATS ed in data 9 febbraio 2021 produciamo ad ATS il decreto di convalida di nomina. In data 18 febbraio 2021 viene trasmessa ad ATS al Comune di Besano in Brianza la nota protocollo 7670 segnalando un errore nella battitura dell'indirizzo mail a cui è mancato però il controllo sulla consegna della PEC. Al fine di rispondere al punto 3 viene trasmessa copia della nota di ATS protocollo 7670 che avete ricevuto tutti. Infine vengono trasmessi tutti i decreti di nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scola da quando il Sindaco di Besana è investito del potere di nomina dello stesso. Come potrete notare, anche per l'ultimo decreto è stata seguita la stessa modalità dei precedenti 5 decreti. Il primo risale al Sindaco Mauri, oltre alle numerose integrazioni, aggiungo adesso. Dopo la segnalazione di ATS, protocollo 7670, occorrerà che il Comune di Besana, a differenza di quanto avvenuto finora, integri i decreti di nomina comprendendo anche le motivazioni della nomina stessa. A conclusione dell'iter richiesto da ATS, comprendente quindi le motivazioni e i criteri di nomina, è stato prodotto ad ATS il decreto che viene anch'esso trasmesso. Quindi in aggiunta a questa lettera c'era il decreto numero 5 del, se ricordo male, 18 febbraio, che andava a rappresentare una novità per la storia di Besana, perché andava ad essere una convalida sostanzialmente in nomina, aggiungendo i criteri che era quello che ci richiedeva ATS. Sono stati prodotti 5 decreti precedenti dai diversi sindaci da Mauri ad oggi per dimostrare che erano sostanzialmente tutti identici, perfino il file era lo stesso, e poi la nota 7670 che è arrivata al Comune. La cosa importante di questa vicenda per le prossime nomine è che si corregga il comportamento del nostro Comune, perché fino ad oggi il procedimento risultava incompleto, non sbagliato, risultava incompleto perché, come ci è stato fatto notare, mancavano i criteri per cui certe persone sono state scelte e è doveroso che il sindaco le indichi. Quindi dalla prossima nomina, chiunque sia a farla, si deve ricordare, ma sicuramente gli uffici se lo ricorderanno, che deve anche integrare con questo aspetto.
Grazie Sindaco. Consigliere Tettamanzi, prego per una breve replica. Grazie Presidente. Allora, io vorrei sottolineare che l'oggetto dell'interpellanza era questa nota che ATS il 27 gennaio invia indirizzandola al Comune di Besana, al Sindaco del Comune di Besana, ai consiglieri comunali e al CDA Scuola. Il 5 febbraio la Fondazione Scuola risponde ad ATS e mette in copia il Comune. Il Sindaco riceve la copia di questa comunicazione e in data 9 febbraio adegua il decreto di nomina dei componenti del Consiglio Comunale. Il 18 febbraio il Comune riceve il 9 febbraio noi presentiamo l'interrogazione per avere una copia di questo documento di cui siamo venuti a conoscenza da un privato cittadino a cui l'ATS ha scritto di averla inviata. Il 18 febbraio il Comune riceve la PEC con il documento ufficiale. Il 26 febbraio, come consigliere comunale, non avendo ancora ricevuto niente, scrivo ad ATS chiedendo il documento perché non mi è stato dato. ATS mi risponde a me e al Presidente del Consiglio il 2 marzo chiedendo di consegnare questo documento e il 3 marzo il Sindaco risponde all'interpellanza. Noi ci chiediamo una serie di cose. Il Sindaco il 5 febbraio riceve una comunicazione a lui indirizzata sulla base della quale fa un decreto di convalida il 9 marzo, riceve una comunicazione in copia dalla Fondazione Giscola indirizzata anche a lui, fa un decreto di convalida di nomina del CDA e non chiede l'originale della comunicazione ad ATS o perlomeno i motivi per cui non gli è stata mandata. Questo ci lascia un pochino perplessi. Vedendo comunque il Sindaco che la comunicazione era indirizzata anche ai consiglieri comunali, non si preoccupa di parlarne con il Presidente del Consiglio Comunale o di farne avere una copia ai consiglieri comunali. In ogni caso l'originale di questa comunicazione arriva il 18 febbraio e a noi viene consegnata il 3 di marzo. È comunque un bel lasso di tempo, cioè questa è posta, indirizzata ai consiglieri comunali attraverso il protocollo del comune e non viene consegnata. Secondo noi viene leso un diritto dei consiglieri comunali ad avere questo documento. Non è giustificato il ritardo. Per quanto poi concerne il contenuto della comunicazione di ATS, abbiamo visto che chiedeva al Sindaco di integrare l'atto di nomina con i criteri e chiedeva alla Fondazione Scuola di nominare, come previsto dallo statuto, il rappresentante dei sostenitori. L'atto di nomina da parte del Sindaco, l'atto integrativo da parte del Sindaco, lo abbiamo visto. Abbiamo appreso dai giornali che la Fondazione Scuola ha nominato il rappresentante dei sostenitori come richiesto da TS ed è un commercialista di Giussano, tra l'altro politicamente schierato in quanto candidato alle elezioni del 2019 in una lista che sosteneva il Sindaco della Lega di Giussano. Mi spiace che non sia presente il dottor Romanò, che è nel consiglio di amministrazione della Fondazione Scuola, però ci chiediamo, per essere considerato sostenitore, questa persona in che rapporti è stato o è con la Fondazione Scuola. Ci chiediamo come mai è stata scelta questa persona, se è stata aperta una richiesta di sostenitore indirizzata anche a tutti i possibili interessati. Oltretutto, i criteri richiesti dal Sindaco quando
apre il bando per l'autocandidatura a componente del Consiglio di amministrazione di Bruguera e che siano residenti a Desana. In questo caso il sostenitore è un residente a Giussano. È vero che la fondazione è un ente autonomo e può fare quello che vuole, però non c'è molto chiaro come mai questa persona sia arrivata ad essere sostenitore della fondazione e ad entrare nel consiglio di amministrazione. Questo è quello che volevo dire su questa faccenda. Grazie consigliere Tettamanzi. Volevo chiederle io però una precisazione, mi scusi, perché su questa annosa questione che insomma era già stata vista a suo tempo con le risposte eccetera, ma avevamo avuto anche modo di parlare brevemente forse in altre occasioni, ma lei ha detto poco fa che lei è venuta a conoscenza di questa, della prima comunicazione di ATS perché gliel'ha detto un privato cittadino al quale ATS aveva detto che aveva mandato questa comunicazione. Allora, personalmente questa cosa fa un po' paura, cioè nel senso, o il privato cittadino non è solo un privato cittadino, ma era una persona che faceva parte, non so, della parte, non so, della Fondazione Scuola, o era parte in causa di questa domanda, o altrimenti mi chiedo come un ente come ATS possa prendere un qualsiasi cittadino, magari un amico, un conoscente, un parente, e dirgli, ah guarda che ho mandato una comunicazione ufficiale così importante, e renderlo partecipe quando invece non ha reso partecipe appunto il Consiglio Comunale, perché ATS non ha scritto direttamente al Consiglio Comunale, ha sbagliato a mandare la comunicazione al Comune di Desana. Cioè a me questa cosa fa un po' paura, adesso io non so in che termini sia, ma detta così come me l'ha detta lei, a me preoccupa che ATS prenda un qualsiasi cittadino, gli dica che sta mandando delle comunicazioni importanti, essenziali, cosa che non dovrebbe fare. Piuttosto avrebbe dovuto scrivere direttamente al Consiglio Comunale se voleva che il Consiglio Comunale fosse informato, cosa che successivamente ha fatto, ma solo dietro sua segnalazione. Io solo questo voglio dire, poi adesso do la parola al Sindaco per la risposta. Posso risponderle? Posso chiarire questa cosa? Grazie, consigliere Tettamanzi. ATS ha scritto a questa persona una lettera ufficiale protocollata da ATS in cui cita questo documento. I rapporti che ci sono tra questa persona e ATS sono rapporti loro, non mi riguardano. Questo cittadino, trovandosi scritto che ATS ha inviato una comunicazione ai consiglieri comunali, conoscendomi mi chiede se l'ho ricevuta come consigliere comunale. Io gli dico no, mi informo e la chiedo. Però non è che ATS invia comunicazioni al primo venuto, ci saranno dei motivi sui quali io, nel merito dei quali io non entro. Ecco, perfetto, era proprio questo che volevo capire. Quindi privato cittadino relativamente, si presenta un privato cittadino che però probabilmente faceva parte di questa questione del consiglio di amministrazione. Ok, perfetto. È interessato alla questione. E beh, interessato un po' di più, insomma, sicuramente nella parte in causa. Va bene, prego Sindaco Pozzoli per la risposta. No, condivido anch'io la preoccupazione del presidente Carena e prendo atto che la persona è interessata. Sul lasso di tempo e sull'adesione dei diritti dei consiglieri comunali mi aspettavo piuttosto un parere opposto. Secondo me il lasso di tempo è stato incredibilmente breve, siamo stati dei razzi a fare quel decreto, primo perché era sempre relativamente semplice per noi, almeno per me le motivazioni per cui avevo scelto delle persone piuttosto che altre era abbastanza facile. Devo aiutare ancora una volta il dottor Coscarelli, che come sapete è una formazione che viene più dal privato che dalle istituzioni e lo rende particolarmente rapido. Se voi guardate la cronistoria che ha elencato la consigliere Tettamanzi, vi accorgete che in realtà i tempi sono tutt'altro che brevi, tutt'altro che lunghi, scusatemi, sono brevissimi. Di solito si ragiona nell'arco di 30 giorni, qua ragioniamo nell'arco davvero dei pochissimi giorni. C'è anche un altro passaggio sui tempi che mi colpisce, perché il 9 di febbraio noi mandiamo una PEC all'ATS con il decreto di convalida alle ore 10.55 e l'interrogazione dello stesso giorno ci arriva alle 14.54. Sono questi i tempi che mi stupiscono, perché sono nei termini di ore e non di giorni. E allora questo interesse mi sembra un po'...
denso, ecco, non userei altri termini. Quindi, rispetto ai tempi soliti di un comune o comunque di una pubblica amministrazione, sono stati estremamente rapidi. E se c'è un diritto che è stato tutelato, è stato proprio quello dei consiglieri comunali. Primo, partendo dal fatto che le comunicazioni devono arrivare formalmente, perché vengano girate. Io come potevo far, a girargli qualcosa che non mi era arrivato? E se non fosse stato un errore, io come potevo saperlo? Meglio, io, la segreteria, il dottor Coscarelli, giustamente il presidente del consiglio. C'è anche una forma che va rispettata e forse chi manda certe interrogazioni, non interrogazioni, scusatemi, segnalazioni, manca di comprendere che ci sono anche le forme che vanno rispettate. Ad esempio, la forma vuole anche che si legga bene lo statuto di una fondazione. Mi è stato detto per tanti anni che la fondazione scuola era un ente privato, il potere del sindaco si nominava unicamente alla nomina. Mi è stato ripetuto più e più volte in questo consiglio comunale. Quindi non sento perché dovrei rispondere io sul fatto che è stato nominato il dottor Barzaghi. Forse perché lo statuto glielo consente e non consente solo ai sostenitori di essere nominati, ad esempio. Magari un ex consigliere della fondazione, questo passaggio dello statuto, visto che non lo ha rispettato, dovrebbe conoscerlo. Come ad esempio dovrebbe conoscere che il bando non prevede sempre che i cittadini siano tutti residenti di Besana perché vengano nominati, nemmeno il penultimo, quello che ha nominato alcuni consiglieri nel CDA. Quindi anche questa è un'informazione sbagliata che a forma prevederebbe, soprattutto quando si fa un'interrogazione tanto importante, di conoscere. Quindi queste sono le motivazioni. Se io devo muovere delle perplessità, mi chiedo come mai ci sia tutto questo traffico di informazioni e richieste relativamente a un CDA che ricordo vede un ex amministratore, come un ex amministratore era l'ex presidente Crippa, un consigliere comunale in carica, come è stato un consigliere comunale, il consigliere Tettamanzi, vede un avvocato. Come un avvocato è stato l'avvocato Perego. Prendo atto, registro, ciononostante continuo a rimanere dell'idea che la Fondazione Scuola arrivava da una situazione estremamente delicata, per i motivi che tutti noi sappiamo, e aggiungerei anche per gli abusi edilizi, che questa amministrazione sta portando, della scuola intendo, sta portando già i suoi frutti e anche una collaborazione nuova con il nostro comune. Qualche esempio lo sta già strutturando l'assessore Fusco con la Fondazione Scuola, perché dobbiamo ricordare tutti, sempre e sulla scorta di quello che dicevo prima, che nessuno è indispensabile, che non è il giocattolino di nessuno, ma soprattutto che la Fondazione Scuola è un patrimonio della nostra città e non di qualcuno. E come tale noi dobbiamo rispettarlo e considerarlo. In particolare, sulla nomina del dottor Barzaghi, magari chiederemo al presidente Villa di intervenire, però è una figura di altissimo profilo, esperta in ristrutturazioni aziendali e probabilmente, ripeto, lo statuto consente anche la nomina di questo tipo di consigliere, che anche come per la, no, per la nomina della, scusate, per il decreto di convalida, anche c'era quest'altro vulnus all'interno del Consiglio che era andato avanti così da sempre. Da quello che mi risulta, il consigliere, espressione dei sostenitori, non era mai stato nominato prima. E adesso si è arrivati a risolvere anche questo tipo di problemi. Però, ripeto, è una fondazione privata, il potere del sindaco si esaurisce nella nomina del Consiglio di amministrazione. Se avete delle curiosità, provate a scrivere alla fondazione e nel caso lo ritengano vi risponderanno. Grazie Sindaco per una breve replica, consigliere Cazzaniga, e poi chiudiamo la discussione. Prego, consigliere Cazzaniga. Possono intervenire tutti quelli che hanno firmato, no? Giusto? Ti prego, infatti le ho dato la parola, prego. No, no, appunto dico chi è. No, una sola osservazione sul discorso sulle comunicazioni formalmente devono arrivare.
La risposta dell'amministrazione ad ATS è partita prima che arrivasse la comunicazione formale, ufficiale, visto che quella mail era sbagliata. Per cui, torno a dire, l'amministrazione probabilmente avrebbe dovuto chiedere a ATS di mandargli la mail corretta in modo che poi potesse rispondere, proprio per dire che, insomma, riguardo agli aspetti formali, se esistono, rispettiamoli tutti. Seconda osservazione, questa: precedentemente probabilmente non c'era mai stato problema, perché nei momenti della scelta c'è sempre stata una maggiore condivisione. Non dimentichiamo che un vulnus è stato, secondo me, fatto nel momento in cui non come dire, si è considerata l'importanza del candidato che una parte, diciamo così, del Consiglio Comunale, che poi rappresenta formalmente una parte importante di Besana, cioè il 37,5 se non sbaglio più o meno delle elezioni, aveva presentato una persona che il sindaco, nella sua relazione riguardo alle scelte, ha un po' sbrigativamente messo da parte, a mio parere, perché, insomma, di Villa Giuliano Eugenio, pur riconoscendone profondamente le doti personali, non sono ritenute confacenti alle impellenti necessità della fondazione rientranti nei criteri, eccetera, il fatto che abbia dell'abilità solo amministrativo e finanziario di azienda sostanzialmente diversa dalla fondazione. Faccio presente che il signor Villa Eugenio Giuliano aveva anche una importante esperienza amministrativa, era già stato precedentemente membro del consiglio di amministrazione della casa di riposo ed era stato presidente di una farmacia. Ecco, secondo me, questo elemento, ripeto, dopodiché assolutamente la scelta spetta al sindaco e non la si contesta, però diciamo che questa giustificazione, probabilmente per il ruolo davvero che ha il sindaco quando nomina, è stata un po', come dire, sottovalutata. È chiaro che questo 37,5 che non è presente, come dire, e non ha informazioni dirette, deve sollevare l'attenzione su questo importantissimo ente, che è, come dire, è importantissimo per la nostra città, e assolutamente condivido le parole del sindaco: qualsiasi amministrazione ha il dovere di rapportarsi nel modo più proficuo e come dire, attento nei confronti di questo ente. Sulla più volte ripetuta, fatemi finire, poi ho chiuso. Sulla più volte ripetuta frase del sindaco, che ovviamente posso immaginare a chi presente nel Consiglio Comunale sia rivolta, sicuramente a persone della mia età o dell'età di Roma, no, per capirci, che oggi purtroppo non vedo presente, faccio presente una cosa, che chi ha ricevuto il 37,5 dei voti dai besanesi ha anche una, come dire, obbligo, tra virgolette, di presenza. Non si sente assolutamente indispensabile, si sente solo moralmente obbligato nella sua attività di consigliere di minoranza a rappresentare queste persone. Per cui voglio confortare il sindaco sul fatto che in nessun modo e assolutamente io mi ritenga come dire, indispensabile, ma mi ritengo al servizio di Besana. Tant'è che, insomma, le elezioni le abbiamo passate a tutti, come dire, ben sapevo, quando mi sono preso questa responsabilità, che i dati, diciamo così, che arrivavano riguardo alle possibilità di elezione erano veramente, per la mia componente politica, molto difficili. Quindi io sono qua solo perché devo rispondere a dei besanesi, non per altro. Però ecco, le due osservazioni sono: uno riguarda l'aspetto formale e la seconda sul fatto che questa giustificazione per la non considerazione di Villa Giuliano Eugenio mi sembra un pochino leggera. Grazie consigliere Cazzaniga. Sindaco, prego per la risposta. No, per chiarire con Cazzaniga, non è una questione di età, ma nemmeno di anzianità di servizio.
per dire, perché anche Flaviano è stato consigliere tanti anni, ma ha semplicemente di opportunità, sia nel caso del consiglio comunale che quello della scuola. Per quanto riguarda la forma, io nella lettera che ho allegato nella trasmissione del decreto, l'ho scritto, l'ho rilevato e però ho anteposto la massima collaborazione tra gli enti per andare a sanare insieme Comune ATS questa che era un'anomalia per quanto riguarda la nomina del CDA della scuola. Eravamo, ricordiamoci anche il periodo in cui eravamo, ed era secondo me da scongiurare in tutti i modi il rischio che si dovesse procedere a una nuova nomina del CDA oppure che rimanesse scoperta la guida della fondazione. In questo momento non se lo può permettere perché stiamo affrontando una fase estremamente difficile, no? Per tutte le RSA, e la nostra, se non sbaglio, la terza più grande della provincia di Monza e Brianza, giusto per capire di quali dimensioni stiamo parlando. Quindi la rapidità in quel senso nel rispondere subito alla ATS era volta in questa direzione, e vi dico di più, in questa direzione io ho scritto anche all'ATS durante il 2020 per competenze che di solito non sono proprio del sindaco, ma di fronte ad evidenze di necessità ho sentito il dovere di intervenire anche in modo formale e di protocollare delle mie segnalazioni, giusto per essere chiari. Quindi è vero, la forma va rispettata sempre. In quel momento l'ho fatto notare allegando il decreto, dicendo che io non avevo ricevuto, anzi denunciando il fatto, quindi formalmente, che ero venuto a conoscenza di quella comunicazione, che non l'avevo ricevuta, che però ne comprendevo il contenuto e volevo subito intervenire al fine di evitare qualsiasi rischio per la fondazione. Quindi avevo allegato una lettera alla trasmissione del decreto, tanto che la risposta di ATS con la corretta trasmissione arriva proprio in conseguenza della mia comunicazione. Quindi io ho comunicato formalmente di essere venuto a conoscenza per vie traverse, ecco, diciamo così, della comunicazione di ATS. Altrettanto formalmente con una PEC l'ho denunciato ad ATS, aggiungendo però il decreto, e poi ATS mi ha prodotto quello che dicevamo prima, e quindi ho potuto poi ritrasmetterlo a tutti i consiglieri comunali. Sulla nomina di Villa e l'esclusione, chiamiamola così, del centro-sinistra, io ho, come sempre, questa amministrazione, come tutte le amministrazioni, deve fare delle scelte. Buona parte delle persone erano valide. Giuliano sicuramente lo è, ma si è cercato di comporre un consiglio di amministrazione con competenze eterogenee, pregnanti per quanto riguarda le emergenze che doveva affrontare la fondazione, che c'erano e alcune ancora ci sono. È indispensabile, secondo me, che ci fosse un avvocato, e penso che la persona che è stata scelta è indubbio, tant'è che l'avete scelta anche voi in alcuni casi, no? Nei vostri passaggi, indubitabilmente una persona di valore, una persona esperta del settore, una persona esperta anche di patrimonio, edilizia e di anche amministrazione comunale, una persona esperta poi di in ambito sanitario, infine una psicologa, perché dato il momento io penso che fosse e che sia ancora importante avere anche un parere di quel tipo relativamente alla salute degli ospiti, che ricordiamolo essere per lo più besanesi. Mi sembrava dover costruire una squadra in modo organico, più che rispondesse alle scelte politiche, dico la verità. È stato un passaggio difficile anche per me, per noi, per la mia maggioranza che l'ha condivisa con me, perché ci siamo resi conto della forza della scelta, non è che è stato un passaggio semplice. Però dato il momento che stavamo vivendo, e dato il momento che viveva la fondazione con tutti i suoi problemi a cui si sommava la pandemia, era necessario fare una scelta forte. Tra l'altro, se leggete bene il decreto, su Giuliano c'è un passaggio in più che è proprio quel, pur riconoscendone le doti umane e personali, ho voluto metterlo volutamente perché lo intuisse. A questo punto non lo so se a questo punto questo privato cittadino è proprio Giuliano, che essendo stato escluso adesso è lui che vi passa queste informazioni. No, non lo so, sto facendo una quasi una battuta, però per chiarire
la motivazione della scelta, che mi rendo conto essere forte, ma noi siamo chiamati a fare le scelte in questo momento, devono essere forti, non siamo in un tempo di pace. E sul rispetto della forma, quindi ricevuta per via traverse quella comunicazione, io l'ho segnalato, l'ho denunciato ad ATS, ma con spirito collaborativo e per tutelare la fondazione ho aggiunto anche il decreto. Tra l'altro non so se ho allegato anche la mia lettera alla risposta all'interrogazione, ma penso proprio di sì, quindi ce l'avete e potete leggerla, anche perché ho usato anche toni accesi da ricordare che il comune meritava forse un pochino più di attenzione, perché se è vero che si è trattato di come si è capito dopo, di un mero errore materiale, perché hanno sbagliato a digitare l'indirizzo PEC, è altrettanto vero che nessuno ha controllato però che la PEC venisse ricevuta, ed è una cosa che invece le segreterie, almeno la nostra, sono sicuro che fa, anzi sicuramente fa, perché tutti avete visto quali difficoltà abbiamo avuto all'inizio di questa legislatura nelle trasmissioni delle PEC con il nuovo sistema. Quindi questa è un'attenzione che è doverosa, soprattutto per rispetto dell'ente, delle persone a cui la comunicazione è diretta. Quindi io l'ho segnalato, ho anche avuto modo poi di segnalarlo al direttore generale di ATS, che ho avuto modo di incontrare ovviamente per l'installazione del lab, ma in quell'occasione ovviamente, sia telefonicamente che di persona, c'è stata anche l'occasione di avere un confronto franco e personale su questa vicenda. Grazie. Consigliere Cazzaniga, volevo una brevissima aggiunta. Bastava solo che una volta letto che era indirizzato ai consiglieri comunali, venisse mandato al presidente. Poi è il presidente che si prende la responsabilità di girarci o meno, a mio avviso. Cioè noi ci sentiamo, tra virgolette, come minoranze soprattutto, ovviamente, perché l'accesso agli atti ovviamente di chi è in minoranza è diverso dal nostro, noi teniamo come referente il presidente. Quindi se a nostro avviso, appena si è visto che era rivolto ai consiglieri comunali, il presidente doveva essere messo a conoscenza e poi l'avrebbe ovviamente girato ai consiglieri. Chiuso. Prego, sindaco. In realtà mi sento di dire però che i tempi sono stati incredibilmente rapidi, sia nella produzione del decreto che nella trasmissione dell'atto non appena ricevuto. E non mi sento dire che non vi è stata nessuna mancanza di rispetto né del consiglio comunale né delle minoranze in particolare. Ricordo davvero altri casi in cui i documenti venivano, ma anche accessi agli atti semplici, venivano prodotti in tempi estremamente più lunghi, al 29° o 30° giorno. Il presidente del consiglio Villa si ricorderà le mie PEC che concludevano con EP. Di sollecito, che la Emanuele Pozzoli, la Silvia, è semplicemente sollecito per la risposta per la produzione dei documenti, no? Negli accessi agli atti, proprio perché arrivavo al 30° giorno, io mi segnavo sul calendario di sollecitare, mi rendo conto che più delle volte sono gli uffici che hanno difficoltà, e poi forse anche l'accesso agli atti è l'ultima cosa che devono guardare nella mole di lavoro che devono fare, però siamo stati secondo me invece estremamente rapidi invece in questo. Non credo che sia mai successo. Comunque ho tutte le PEC anch'io. Bene, allora questa discussione l'abbiamo chiusa, quindi possiamo chiudere questo consiglio comunale. Vi ringrazio, grazie a tutti e buona serata, buonanotte veramente, grazie. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 Buonanotte.